Ehi, ho cambiato il router al volo. È successo a inizio live, quindi non dovrebbe esserci nessun problema. Ma facciamo il test della fluidità. Pronti col test della fluidità? Ok, serve un po' di esercizio. Mi devo un attimo scaldare. È un test abbastanza complicato. Serve per capire se sono fluida e se lo streaming di oggi posso farlo col router, quello col 4G. Ok, pronti? Pronti? Fluido? Ho ridotto la risoluzione, bitrate e cambiato router in circa 70 secondi. Più. Superato con una più? E allora è tutto a posto. Buonasera. Ci siamo persi soltanto 4 minuti di live. Sto migliorando come risolutrice di problemi, eh? Sto migliorando, non ho idea di cosa sia successo. Il bitrate è crollato alle 5, quindi ho cambiato router. Quindi se c'è qualcuno che mi manda le macumbe alle 5, io ho sorvolato il problema. Tiè. Oh, alle 5 è crollato. Appena ho startato la live è crollato il bitrate. Io non ho capito. Appena è startata la live avevo 0,3 di upload col router. Subito. Avevo già acceso l'altro, quindi ho cambiato immediatamente. Sta roba è assurda. Cambio router come... Sì, veramente ho fatto il pit stop al mio router. Subito. Ma sai che, Denzairo, inizio a pensare che sia così, perché non è possibile. Manco la squadra Ferrari di pit stop sono così rapidi, vero? Hanno il promemoria sul calendario per le macumbe. Con la CK però, perché sono per me. E tutta gente che fanno manutenzione con i server di Twitch. No, questo è il mio internet. È il mio internet questo. Ho fatto uno speed test in upload, che è quello che mi frega nel live. Avevo 0,3. Sempre quello. Mi sa che io lo iettatore lavora per Fastweb. Ma fottiti allora, ma che cazzo vuoi da me? Ma vaffanculo, scusami. Ma fammi lavorare. Che cazzo vuoi? Lombardia, vola fuori una casa rotta dalla Fastweb, colpisce 3 persone. From questo to race to win in 60 seconds. Quanto hai in speed test col router? Allora, in upload per ora 27, che non è male. In download 30-27 con un router. Così io... Ma ci me... L'ultimo speed test però ha fatto 7. Da 7 a 27 è cambiato. Wow. Io nel dubbio ho diminuito di brutto il bitrate da 4.000... No, scusa, da 5.000 a 3.000. E adesso mi vedete in 720. Giusto per avere uno streaming tranquillo e privo di problemi. Per le live è una bomba, però non credo sia fisso, perché la prima volta che ho fatto il test era 7 in upload. Quindi punto di domanda. Ti brucerai i giga nel giro di 2 live, ma non penso, ho fatto un conto. Io ho 200 giga in un mese, ok? A parte che il mese è già finito, ma poi vorrei passare a un piano illimitato. Adesso ne devo discutere con la compagnia. Però 200 giga per salvarmi le live, quindi ho 200 giga safe con connessione con Ethernet, a me sembra un piano, dico, perfetto. Dico perfetto perché chissà quale sarà il prossimo problema di cui non conoscerò l'origine, non si sa mai. Ma 720 è multiplo di 8, sempre 7! Al mese ogni 30 giorni? Io avevo letto al mese, quindi vediamo. Vediamo, sarebbe più facile per me al mese, così mi setto il mese, come ok, è finito il mese, non 20 giorni è passato, come la mia promozione col telefono, che non mi ricordo mai. Quindi, stai usando la connessione del telefono? No, sto usando un router che utilizza la rete 4G, quindi mi stacco da tutto quello che è la condivisione della rete col mio condominio, quindi is! E a seconda di come andrà questa live, io deciderò se consigliarvi o meno questo prodotto, perché lo trovo un ottimo piano B. Nel senso, avere una rete che puoi usare solo tu, e tra l'altro vi consiglierei, se la comprate, di tenervela segreta, soprattutto se abitate con altre persone, non da soli, non è male, così nessuno può approfittarsi della vostra connessione. Ce l'avete proprio lì e tipo funziona, no, è nel condominio, e voi ci avete il vostro scrigno di giga che potete tenervi per i fatti vostri. È molto interessante, sì, esatto, is come parl. Ho superato un parziale di esame e sono super contenta. Bravo! Oh, gli esami in quarantena sono veramente difficili. Bravissimo. Esistono contratti che funzionano così? Se non è tremendo, penso esiste perché avete avuto tipo un giorno. Può essere? Non lo so. Questo non ti so dare conferma se è un sì o un no. Vorrei capire la messa a fuoco.
A fine live calcola quanto hai consumato, così puoi farti un conto di quanto durerebbe. È vero, c'è in mente l'idea di fare un piano illimitato, però così non ci dovrei pensare. Hai preso 30 l'esame di illustrazione! Applauso fluido per Tsubaki. Applauso fluido perché non vedete scattare niente. Tecnicamente, tengo la live di oggi come live di prova. E sarà chill perché, a parte che sono riuscita a risolvere un problema in circa 1 minuto e 10, quindi è stato pazzesco. Alle 5 la live scattava, alle 5:05 ho ripreso la live e non scatta. Assumetemi in Ferrari, veramente. Ma poi in realtà sono così contenta di tutti gli scongiuri che ho fatto che non sia successo lunedì, che se mi salta qualche live adesso, cioè per un po' sono tipo tranquilla, tipo guarda, vai tranquilla, perché l'ansia di non avere internet nel momento front page è qualcosa che non auguro a nessuno. Quindi se la live di lunedì è andata bene, non bene di più, io ho venduto almeno altre 3-4 botte di sfiga. Frega un cazzo, vi giuro, frega niente. Meglio ora che lunedì, assolutamente. E poi in realtà siamo sempre in tempo, abbiamo tutta la live davanti a noi e ho trovato una playlist. Vi faccio sentire questa canzone. Cioè, questa è la canzone che ho trovato e che vi ha tenuto compagnia mentre mi aspettavate. E questa è la playlist. Bellissima, ma stai scherzando? Diventa fissa per i miei pomeriggi in attesa di Animal Crossing. È stato poco chilling. Devo fare. Così dovevo risolvere il problema. My university just nullified exams, so we all pass it to next year. Now this is going to be a long summer break. Are you serious? Is that legal? I'm sorry, Xylan. So sorry to hear that. My personal point of view is maybe it's correct to do that. It's just because I saw so many online exams and they are terrible. There's no way you can live with an online exams without maybe copying, or maybe you have problem with your internet. So it's like something really hard to... It's really hard to test you online, and maybe not of your... maybe your friends doesn't have a good internet. So like, Sango, thank you very much! Grazie! Burn the university down, we have a city to burn. Grazie Sango, grazie! Oh mio Dio, grazie mille! Grazie. E senti, ci chiede che parli inglese. A really basic and chilling inglese. Grazie Sangua. Ragazzi, ringraziate Sangua. Nobody's of Sora. Zeigalriki 8. Luca Vita 95. Midi Cotone e Sami Asterux. Avete una sub? Ritirate pure i regali. E grazie mille, davvero. Sì, Xylon is from France. It's French. Mi dà fastidio che il numero non era pieno. Quale numero? Dov'è il numero? C'è scritto. No, dov'è? Dov'è il numero? Ma qua c'è un Anonymous che ha regalato 300. Grazie. Grazie Anonymous. Chi mi scrive? Chi mi manda le mail a quest'ora che muoio? Muoio. Basta Just It. Basta. Ah, il numero sopra. Ok. Grazie Sangue. Grazie mille. They should have done that in giant in terms of them with the exams. Ah, sì. Però in Cina hanno più controllo sulle persone. Io non venderei mai la mia libertà per essere. Cioè, no. Cioè, quello che fanno. Cioè, siamo molto bravi. Io non approvo per niente i loro metodi, tutto quello che sapete, che non voglio portare qua in live. Ovviamente non è un argomento che voglio portare. Però, dopo tutte le cose che ho sentito, tracciamenti, il modo in cui mantengono l'ordine, mantengono il controllo sui cittadini. Ma guarda, ma che si faccia tutto online e vaffanculo, sinceramente. Siamo esseri umani, non cose da controllare. Ha durato in totale 60 sub e io di questo ti ringrazio molto. Ma a parte questo, ben arrivati. Oggi voglio giocare ad Animal Crossing perché ho Castorino sull'isola. Sì, infatti sono super contenta perché abbiamo un bel po' di cose da fare. Mi piacerebbe invitare qualcuno di voi sulla mia isola. Magari spammo 2 o 3 codici
spammo due o tre codici così, eh. Perché? Perché a parte che ho delle cose di cui mi voglio liberare, quindi vorrei fare dei regalini oggi, ma poi mi piacerebbe sapere che consigli avete o robe che volete suggerirmi per la mia isola, o magari vengo io da voi, punto di domanda, dipende, perché secondo me sta uscendo super carina. Vi faccio vedere che cosa ho preparato e vi faccio vedere come sto preparando la mia casa. Finalmente ho sbloccato la mia skill arredamento, che è molto base, nel senso non è che ho tutte ste idee, però ho trovato un paio di oggettini che voglio veramente mettere come se fosse la mia casa ideale, e devo ancora trovare un senso a tutte le stanze che ho, ma sicuramente tutto quello che ho al piano di sopra, la soffitta, mi sa che si sposta sotto, oppure no, perché non so dove sta meglio, camera mia. Cioè io voglio che le zone più grandi siano soggiorno, camera mia e zona di ricerca, quella dove sto facendo le librerie e tutto quello che sapete. E poi ho altre tre stanze che non so come riempire. Tre stanze? Bah. Perché cucina e bagno sono belle, ma solo belle da vedere. Tipo, sarebbe molto più utile se io facessi un'intera stanza dedicata a Froberto. Capite bene che un'intera stanza fatta di oggetti con rane, poster di Froberto e tutte cose verdi è più utile per me di uno sgabuzzino con gli oggetti della palestra, che non puoi neanche andarci sopra, li puoi toccare con le mani. E basta. Sei sabbe? Sì, ci sono un bel po' di sabbe regalate. In alto a destra c'è una piccola campanellina. Se vi fa piacere, anche in chat, ringraziate chi vi ha regalato la sabbe. Sono sicura che a lui fa molto piacere. Ci vuoi dare i tuoi scarti? Vabbè, ma scarti? Se ho quattro radio della Madonna, cioè non è che sono scarti, anzi... Stai parlando di Animal Crossing o casa? Sto parlando di Animal Crossing. A casa mia doveva arrivare quest'anno, ma no. Ciao Godreylight! Ciao a tutti ragazzi, ciao, ciao belli. Tutto verde, esatto, verde. Oggi è un chill day. At least there are chickie streams. Oh, thank you, thank you. I'm trying to stay as chill as possible to maintain a good vibes for you, for your week, for your entire week. Non voglio stressarvi, non voglio far niente. Ci si chilla, perché dopo quello che ho passato anche io settimana scorsa ne ho strabisogno. Ho visto il video sugli aggiornamenti e siccome è passato un giorno intero, vi chiedo. Ieri era super spoiler, ok? Ieri sicuramente nessuno voleva vedere niente, tutti hanno spumato. Se vi va lo vediamo oggi. È passato un giorno, tecnicamente chi si voleva informare si è informato, chi no adesso lo sa. Nel caso sia quel video che un memino divertente che mi fa sempre ridere fatto con Animal Crossing. Una stanza dedicata a Froberto. Roberto ci sta anche nella vita reale, ma certo, ma infatti ho il poster di Froberto, ce l'ho, sono andata da Fotolia a farmi poster, devo comunque farmene altri. Aia, aiaissima. Ah, tu già fatto. Grazie al live di ieri ho ripreso a disegnare, mi hai fatto venire un sacco voglia. Ma le live di disegno questa settimana saranno molte, perché una live come ieri è veramente fighissima e super ripetibile. Però oggi in particolare avevo Castorino, che è tipo questa persona a cui puoi vendere i pesci a un sacco e ti fa anche le statue a forma di pesce. E siccome non passa spesso, volevo approfittare della live per far vedere e fare cose. Ma escono domani, li vediamo direttamente in game. Allora, un giorno prima, sì, perché tanto comunque ve li beccate, è giusto. E quindi invadiamo San Marino. No, invadiamo l'isola di Fastweb, a cui tra poco daremo un nome. Animal Crossing. Intanto cerco il video. Ok, preparo qui la cosa. Non fate caso alle notifiche e ai messaggini che ricevo. Molti sono brasiliani. Chiamala San Marino. Ma no, ma perché? Voglio dare il nome di qualcosa. Non se lo meritano. Non hanno fatto niente. Quelli sono poverini. Si merita di essere chiamati Fastweb. Castorino, persona. Io amo Castorino, il mio secondo marito. È carino, si fa un sacco di selfie. Da me è già passato 5 volte Castorino. A me solo 2. Infatti ne approfitto oggi e gli... Devo decidere che pesce... Cioè, devo pescare un po' di pesce e devo decidere quale sarà la mia prossima statua. Perché con Ivano sono stata abbastanza chiara. Nel senso, avevo le idee chiare. Volevo almeno 2 farfalle e le mantidi. Voglio le statue delle mantidi, le mantidi e orchidee. E anche la tarantola, in realtà, vorrei. Però vediamo. Ti stanno disturbando anche in privato i brasiliani. Molti sì, mi hanno scritto. Mi hanno scritto a caso, senza motivo. Tra l'altro sono andati nei messaggi di spam. Quelli che devo accettare per ricevere. Quindi tipo una sfilzera, tipo ma siamo in culo. Ma perché ragazzi sono pazzi? Pensavano che siccome sono stata spammata da Twitch,
io lavorassi per Twitch, digli a quegli stronzi di, visto che tu sei la puttana di Twitch, mi hanno chiamato a un certo punto. Ma sono tutti sono fuori di testa, ragazzi. È come se una persona in strada con evidenti problemi psicologici si mettesse a insultarti. Cioè, non è che ci stai tanto troppo a pensare. Dice, vabbè, dai, mi spiace per la tua condizione, vado via. Ma ti pare che ci do importanza? Sono persone che non mi conoscono e manco parlano la mia lingua, figurati. Si sa, impazziti. Ma chi se ne frega, ragazzi, chi se ne frega? Saranno tutte persone molto annoiate per la quarantena. Saranno tutti incazzati perché il loro streamer preferito è... Questi sbroccano, non sono manco quello che dicono. La cosa migliore che posso fare è dedicare il tempo che ho alle persone che invece mi seguono. E già non ho abbastanza tempo per seguire quelli di messaggi. Figurati se metto anche solo ad aprire quelli di messaggi che manco lo scrivono in inglese, capito? Come se io dovessi sapere il brasiliano per poter leggere il loro messaggio. Cioè, ma te stai fuori, ma ciaone proprio. Visto che già scrivere in privato è molto più grave. No, ma ragazzi, ma non vediamo nessuno. Ma davvero, non è né necessario, né mi importa minimamente. Ma neanche a voi dovrebbe potere. Però giusto perché voi lo sappiate, sì, sta cosa si è riversata anche nel personale. Quindi se mai qualcuno di voi nel futuro decidesse di intraprendere la mia strada, diventare altrettanto famoso, succedesse una cosa così tanto specifica, aspettatevi messaggi privati e preparatevi a non fregarvene assolutamente nulla. Mi sa che manco c'è la quarantena. Ma sì, infatti sono tutti arrabbiati. Un po' di teino di traversino. Le voglio leggere sub, scusatemi. Lupo magico, 5 mesi, grazie mille. Cactus, 23 mesi, grazie, bentornato. Avon Landing, 14 mesi, 14 mesi, GG. Questo è quando è saltato l'internet, quindi se sei ancora qui, grazie mille, ciao. Come stai? Tutto bene? E Vincent, appena resubato, 17 mesi, come l'ora in cui inizia lo streaming della Roby. Non so più cosa scrivere nei messaggi di resub. Ma sai che anch'io non lo so mai? Cioè io ho delle sub alla Azamet, Gatto, i Termos. E a Gatto vabbè lo insulto, ma perché lui insulta me? Questo è il rapporto che abbiamo in caps di solito. Ai Termosifoni di solito faccio qualcosa che c'entra col gioco che stanno giocando. Tipo c'ho piccole macchine della Formula 1. E poi vabbè, mette sono sempre complimenti. Anche Azza, complimenti in caps lock. Quindi boh, non so manco io. Non scrivo mai qualcosa di intelligente. La tazza magica. Vabbè, lo insulto. Sì. Se volete diventare come lei, state attenti ai brasiliani. Tipo Gatto, quando si resubba a me, scrive oh cazzi. Quindi 30 messaggi su 37 resub erano cazzi. Oppure che schifo. Oppure gioca a giochi belli. Sempre così. Ma anche io glielo scrivo cazzi, quindi... Nel dubbio chiedo sempre benedizioni per l'università. Male male, eh. Almeno che io con le mie benedizioni non vi stia dando pezzi della mia fortuna. Il che sarebbe molto dannoso nei miei confronti, quindi ops. Ho fatto degli errori, molti errori sono stati fatti, quindi godetevi le benedizioni perché le ho tolte a me stessa, quanto pare. Ho due video da farvi vedere, quindi a tema Animal Crossing ci vediamo i nuovi aggiornamenti che saranno online da domani e sono un sacco! Ragazzi, ho visto questo video, l'ho passato immediatamente a Gatto, si vedono un sacco di personaggi che c'erano anche nei giochi vecchi che io ho conosciuto appena perché rubavo le cartucce del mio ex fidanzato per giocare a New Leaf e alcuni di questi li ho conosciuti. E quindi è tipo, ah ma vedi che ci sono? E li hanno inseriti dopo un mese? La trovo una cosa super carina. Senza buttare fuori tutto al day one, che ti diano queste cose pian piano. Altri due personaggi li ho visti perché sono due amiibo strafamosi, che ancora non erano comparsi, quindi, ehi, bentornati. E sì, ci sono tante cose fiche, e le stiamo per vedere. E poi un video così, e poi iniziamo a giocare. Le ho chiesto una per gennaio, è andata benissimo, quindi funziona tranquilla. Sono contenta, godetevele, a me non funziona, no. Qualcuno mi può benedire, per favore. Mi ridà indietro la benedizione. Sono super carini, veramente. Non per fare casino, per farti notare ti dico una cosa tutto in maiuscolo. Però si scrive con la I, non è maiuscolo. Cominciamo. È molto bella come cosa, vedo che abbiamo grandi piani in mente. Sì, lo so, non ci credo. No, dai, scherzo. Arrivo. Allora, internet. Pronto. Internet. Vabbè. Ci siamo messi d'accordo poco fa. Eccolo qui. Eccolo qua. Allora,
Questo è il mio Twitter, non fate caso ai messaggi lì a fianco, ma ci vediamo gli aggiornamenti. Che già dall'anteprima la gente è impazzita perché io l'ho visto sto personaggio fra i miei personaggi prefe. Ah, l'audio, ok? Piano, piano con l'audio. Non spammare TL07 server, non spammare, stai facendo cose che tecnicamente non si possono fare in questa chat, te lo dico a voce così non le fai più. Che se no c'è il cancellamento del messaggio e poi il timeout. Allora, dal 23 aprile finalmente abbiamo le siepi. Quindi ragazzi, tutto quello che abbiamo fatto a livello di fiori viene annullato, perché sicuramente vorremmo i fiori singoli, ma vorremmo anche le siepi. Quindi qua posso già sentire le imprecazioni delle persone che sono sbattute un sacco per piantare tutti i fiori, perché adesso li vorranno togliere per le siepi, perché è vero, anch'io voglio le siepi, cioè le voglio. Tra l'altro questo che sembra dietro credo che sia una di quelle cose che puoi fare con le cioè, come quando fai le strade per terra, oppure compri queste siepi, perché mi sembrano siepi componibili, quindi potrebbe essere una di quelle cose aggiunte col Tom Nook, sai, eccetera eccetera. È 350 fiori, sarete assiepati. Free updates, free. No, adesso andiamo a conquistare Fastweb. Ecco qua. Guarda come spuntano carini. Oh, finalmente diamo anche un senso alla piccola spiaggetta che c'è in ogni isola nascosta lì dietro. A parte che qua c'è qualcosa di strano. Credo sia una luna. Ora, non voglio fare quella che overanalizza i trailer, me ne sto accorgendo adesso. Ma quella è una luna gigante, tipo quando c'è quella luna puoi partire. Non lo so, comunque questa spiaggetta dietro ce l'abbiamo più o meno tutti. Ah no, scusatemi, era questo, niente, scusatemi. Quindi lo puoi fare in qualsiasi momento, devi andare sempre a controllare. Lui me lo ricordo. Ricordo che ho passato settimane con sto tizio, col mio ex fidanzato, che mi spiegava i quadri fasulli, i quadri veri, e che mi vendeva le ciofeche. Lui me lo ricordo! Lui non ha guadagnato poligoni, come? Volpolo, che bastardone, mi mancava. Puoi anche farti gli zoom per capire se ti sta vendendo qualcosa della polce in papana oppure qualcosa di originale. È inquietantissima. E lo spacciaquadri. Infatti sembrava un po' strano a tutti che non ci fossero spacciaquadri e non ci fossero i quadri al museo. E invece ci saranno, perché si espande il museo. Oh mio Dio, raga, si espande il museo. Io sono stracontenta di aver iniziato a preparare la zona fuori, perché diventa ancora più grande, guarda che bomba. Cosa ci metti dentro il museo? Funziona che sono babbo. Praticamente Volpolo ti venderà dei quadri. Può essere che quei quadri non siano veri, potrebbero essere finti. Questo è come funziona The New Leaf. Qui ti fanno vedere nel museo la nuova parte, quindi la galleria d'arte. Ti possono vendere, Volpolo ti vendeva queste cose e tu le potevi collezionare, ma adesso le puoi esporre. E io vedo robe che conosco. Cioè, guardate qua dietro, il pensatore. Poi c'è lì Van Gogh, poi c'è lì... Oh, quello... Tutto, e si iniziano le storie dell'arte, lezioni di storia dell'arte. E quindi che succede? Sono falsi, ti arrestano. For a limited time we're going to have a special Nature Day promotion of Nokmai's members. Quindi nella giornata della natura, dal 4 aprile... Allora, dura una settimana e puoi fare delle attività durante la giornata della natura. Che scemo, sto trailer è anche in italiano. Ci puoi andare dall'1 al 7, quindi la prima settimana di maggio. Puoi fare robe. E là c'è un nuovo personaggio, quindi sarà come andare in una nuova isola. Il discobolo. We are in a stamprelli. Cosa che ha detto? Today non mi interessa, we're holding a stamprelli. Una gara di stampanti? No, sono stupida. Eccoli! Guarda che carini! Some anniversary photo, fancy was... Oh! Una gara di timbri, una raccolta di timbri. Ok, un rally di stampa. Mi sono immaginata dei plotter con le ruote che tu ci dovevi correre. Che carini! Guarda che belli!
che fancy, ma io non ci ho sbatta di fare ste robe a foto. Io a Fotolia ci sono rimasta 2 minuti per sbloccare i poster, non ci ho voglia di fare niente. Loro due ho visto gli amiibo più o meno ovunque e non capivo perché non spuntassero, eccoli. Ma raga, questo è il filtro preferito di tutti, cioè io ho l'80% delle foto che ho fatto ci ho messo questo filtro, che è tipo il quinto, che è molto vintage, e basta, cioè è il più bello, non c'è storia. Che carina questa cosa. Ciao Spirits, ci siamo visti un attimo gli aggiornamenti nuovi di Animal Crossing. Io li ho recuperati da Twitter, però è più o meno comunque questo video, che saranno online da domani, quindi ieri non ho voluto spoilerare niente, però adesso è il caso, Domani 12 ore per giocare solo agli aggiornamenti di Animal Crossing. Ma dipende, perché se domani io mi trovo Volpolo sull'isola, io gioco ad Animal Crossing in live. Però non so, perché magari arriva a caso come Ivano e Castorino. Finalmente si aggiungono gli ultimi 2 personaggi visti a fine video. Sì, di cui chiunque ha gli amiibo, credo, e nessuno è mai riuscito ad aggiungerli. Basta, perché l'unico modo in cui li puoi aggiungere è per fargli le foto del matrimonio. Guarda, guarda che carini. Che bello Volpolo, molto bello Volpolo. E non vedo l'ora di vedere il museo ingigantito, anche perché c'erano delle scale che andavano in alto che non erano chiare a nessuno, perché non aveva senso forse andare in alto e fare delle cose. Io penso proprio che l'aggiornamento nuovo Galleria d'Arte sarà destra, sinistra, insetti e pesci, giù ci sono i fossili e poi ci stanno le scale sopra che non portano a nulla, e quindi lì secondo me ci sarà la Galleria d'Arte, è molto probabile che ci siano più piani. Si parlava anche di qualcosa per Celeste, tipo per le costellazioni o cose del genere, ma non tanto per rumor, ma perché il ruolo di Celeste è super marginale, anche se è tipo la sorellina di Blatero, e non gli viene data niente di importanza, cioè ti spawnano stelle a caso sulla spiaggia e basta, e ti fai il cavalluccio ariete, il pupazzi del toro. Secondo me aggiungono anche qualcosa sotto quel punto di vista. Esatto, si spera tanto nell'osservatorio astronomico, che a sto punto, io direi, se a un mese dal gioco hanno aggiunto tutte ste bombe, potrebbe essere che nel corso dell'anno ne aggiungano altre, perché no? Magari, magari ti puoi addirittura affittare un'altra isola, cioè ti arriva un pezzo di isola artificiale e te la puoi arredare come... Non lo so, non lo so. Comunque sono molto indietro il fatto che non stiamo andando a conquistare San Marino nella sua front page, sappiscilo. Ma l'abbiamo fatto lunedì, non l'ho capita sta cosa di San Marino, più che altro ragazzi, perché è vero, a voi fa molto ridere sta cosa, però San Marino esiste e non posso io come streamer andare davanti a tot persone e continuare a dire invadiamola, perché dopo un po' credo che sia un po' razzista, razzia, non lo so, mi viene da limitare l'uso della parola invadiamo San Marino per questioni prettamente logiche, che forse è meglio se vi spiego. Sono in una posizione dove non posso dire queste cose, non voglio dirle, quindi consiglierei di chiuderla qui, perché sai, comunque se uno streamer in Brasile continuasse a dire invadiamo l'Italia, direi tipo stai buono per favore, stai tranquillo. Come invadiamo l'area 51. Grazie, ho visto altre 5 sabbrigate, adesso le leggo. Raga, grazie mille hype. No, lo so Matte, però siccome l'abbiamo detto lunedì sera e siamo mercoledì e sta cosa continua, adesso devo mettergli uno stop. Io vi ho dato 2 giorni per scherzarci, ma capite bene che non ci puoi scherzare quando sei davanti a tot persone e continuare a dire la parola invadiamo, è bruttino. Eh no, ragazzi, basta, la chiudiamo qui, così non andiamo nei casini e non diciamo niente che può essere frainteso. Grazie mille a un sacco di persone che hanno fatto la sub e un sacco di sub regalate, grazie veramente. Adesso mi metto in full cam e così le leggo e poi vi faccio vedere un altro video. Allora, eravamo arrivati a Vince, a Davide 9793, che dice: buon salve, 19 mesi, grazie mille. Intanto rimetto un po' di musichetta in sottofondo. Ardu, 17 mesi, Kun. No, Ardu, non so che dire, mi farò aiutare dal generatore cose di parole. Le auguro una buona lattuga, ciò che sospetto, ma scommetto che è colpa della suocera. Corne sarà contento di questa frase, grazie. Che non si dica. Esprit, 42 mesi, come i milioni che spenderò in Animal Crossing domani. Grazie, abbiamo...
Abbiamo tolto un mutuo in tempo, almeno Esprit, così possiamo spendere con Volpolo. Grazie mille della tua resub, 42 mesi, 42 mesi. Blackjack 67, grazie mille per i 16 mesi, anche se Fastweb cerca di fermarci col suo internetto, noi non molliamo. Sta facendo qualcosa, sta scattando altro, mi sto affidando a qualcosa che non so, quindi per me. Ci stiamo affidando. È tipo Elsa che canta Into the Unknown. Sono io che mi collego al nuovo router. Pari pari è questa la metafora. Tobia the Hummingbird invece è nuovo. Grazie mille, benvenuto. Spero che tu ti diverta. Giacomodino, che bellissimo! 5 mesi di lurcaggio. Ogni volta che leggo il tuo nick rido. Fluiderrimo. Sta andando tutto bene. Quando hai caricato il video ho fatto un attimo di salto, ma per il resto è ok. Ah, giusto. È vero che se vedo dei video, giustamente salta qualcosa. Ma sai che lo lascio là, tanto non cambia nulla. Ma anch'io l'ultimo mutuo non credo che lo salderò. A meno che Tom Nook poi non ci rapisca gli abitanti. Se fa del male a Froberto, io lo ammazzo. Non è che estingo il mutuo. Io gli faccio trovare la testa di Mirko e Marco su. No, non è vero. Non farei del male a nessuno. Però, sai, me li rapisco io e li chiudo in una stanza. Quindi, grazie Tobia, grazie Giacomodino e Kairos che regala 5 abbonamenti. Grazie mille. Grazie. Ragazzi, se avete ricevuto un abbonamento in regalo, è cosa gradita ringraziare nel caso. Quindi, ringrazio io. Fatelo anche voi se volete. Marco, 1997, 100 bits. Grazie Marco. E grazie a Tobia per i 100 bits. Questo è Animal Crossing? No. Ah sì, è messo in Animal Crossing sta cosa. Ok, va bene, va bene. Tom Nook fare in modo che Kinga rimanga lì per sempre. Ma Kinga se la può tenere. Ma Chichibbe, allora? No. Così, per dire. È sempre là. Che bella sta canzone. No, Roby, no, non si può, si chiama sequestro di persona. Vabbè, ma se gli metto lì qualcosa da mangiare, tecnicamente no. Salsalo, saldalo. Quanto ti segue per estinguere l'ultimo mutuo? In realtà ce li ho i soldi. E che ci voglio fare altro? Cioè, io ho 3 milioni da parte, volendo. Che se saldo il mutuo, mi rimangono 1 milione, che è tantissimo. Li lascio lì, vediamo. Magari ho voglia di spostarmi, di farmi un sacco di ponti, di spostarmi tutte quante le case perché mi gira. Non voglio stare lì ad aspettare di vendere tutte le tarantole a Ivano, mi tengo quei soldini da parte. Anche perché molta gente dice che è noioso avere troppi soldi da parte, ma per me è tipo una tranquillità incredibile perché vuol dire che se voglio fare qualcosa, tipo spostarmi tutte le case, io posso farlo. Anzi, mi viene l'ansia a pensare che non ho abbastanza soldi da parte. Quindi, se avete rotto il gioco guadagnando troppo con le rape, boh, secondo me questo discorso non ha molto senso. È la mia personalissima opinione. Pensi che l'isola in futuro verrà espansa? Io lo spero da morire. Anche se fisicamente non riesco a capire come espandere un'isola, io spero veramente che di poter aumentare a molti più abitanti di quelli che ho adesso. Perché io sono veramente affezionata a tutti tranne un paio. Però ci sono così tanti abitanti che vorrei. Cioè, la mia preferita è Patches, Toppetta. Poi ce n'è una che è tipo Lille Azzurra, che ha sti occhi sbrellucci così, troppo carina. Non ho neanche un anatroccolo, che sono super carini gli anatroccoli. C'è Ralph, mi pare, o Alfonso e Scott, che sono. E c'è quel gatto con gli occhi diversi che vorrei tantissimo. Giuliano l'unicorno. E sono tutti belli. Anche Pietro, che è la pecora con le fattezze di un pagliaccio. A me fa troppo ridere perché lo odiano tutti. Mi fa l'effetto Impidimp, che lo voglio. Lo voglio. 30k di ciculi, ma 100k non. 30k ciculi, 100k non tetemo. Ah, i miei cosi, i miei punti. Scott, Pietro è cute. Ale vuole un lupo. Però non manderei via Clemente, non manderei via Dotti o Lisetta. Lisetta è stata l'unica che è andata alla festa di Kinga. Kinga ormai è un meme, non la posso cacciare anche se vorrei che se ne andasse, ma mi sentirei vuota senza di lei ormai. Maledizione, è come avere un nemico. Se non ce l'hai, non hai niente da combattere e ti senti senza uno scopo. C'è una ritinata al giorno, gliela tiro più o meno. Ubaldo, boh, oggi, ma sono 2 giorni che mi fa imparare emozioni nuove. È molto strano da dire. Più facile se ve lo immaginate in Animal Crossing. Ho imparato l'urlo e il disagio, quello con la stelletta che cade. E poi è l'unico che corre come un rimbambito.
Io non ho quelle bellissime scene che avete voi di tutti gli abitanti che corrono come Naruto. Lo fa solo Ubaldo, ve lo giuro. L'ho tenuto d'occhio per giorni. È l'unico che corre come un imbecille. E a me piace un sacco sta cosa, non lo fa nessuno. Sono tutti a fare gli esercizi la mattina alle 8, che dico, oh! Stanno lì sullo scogliere a fare stretching e io con ancora la forma del cuscino sulla faccia, tipo, che cazzo? Ma questi si allenano più di me. Pure Fuffi e Tom Nook dentro il municipio che fanno stretching coi pesi e io mi sento una schifosa con la pizza in bocca. Fai Marta che è super carina. Giuliano ha una casa pazzesca. Giuliano è ricco. È figlio delle stelle, non so. Da te corrono tutti come dei pirla, da me no, solo Ubaldo e nessuno lo segue. Per quello sembra ancora più un pirla, perché è l'unico. Fanno tutti i pesi nella mia isola, pesi e yoga. E Bobo legge. Bobo legge e si studia tutti gli alberi. Ho fatto altre due foto di nascosto. Da me c'è Renato, fratello di Froberto, che anche alle 5 del mattino corre in giro per l'isola. Sono fratelli! Renato, tra l'altro, è il mio alter ego che mangia un sacco. Renata, si chiama, non so se vi l'ho mai presentata. Ubaldo, andiamo. Molly è una troccola super carina. Io spero davvero tantissimo che di poter aggiungere più abitanti, perché ne voglio almeno 20 sulla mia, ne voglio almeno 20 sulla mia isola. Cioè, ho un gioco dove posso fare tantissime cose e ho solo 10 abitanti, no, di più. Io oggi festeggio l'aver preso coraggio e tagliato la frangia da sola con le forbici da cucina. Oh no, è andata bene? È andata bene? A tutte più o meno ci prende sta cosa di farci la frangia a un certo punto, però io sto malissimo con la frangia. Quindi io già ho provato la frangia a 16 anni. Purtroppo, vabbè, che era anche il mio periodo emo, non solo mi stava veramente male, non ho la forma adatta per una frangia, ma poi mi venivano un sacco di brufoli qua, perché non facevo respirare la pelle, quindi io ho proprio un brutto rapporto con la frangia mia. Ti è salita l'ansia? Oh, che coraggio! E festeggiamo se è andata bene. La Francia, sì, ha tagliato la Francia con le forbici da cucina. Qual è il massimo di abitanti? Credo 10, però adesso li vediamo meglio. Pronti, ragazzi, pronti per una nuova avventura? Io vi metto qui a fianco a me come sempre, così leggo la chattina e con l'altra testa invece, ne ho due di teste, non sono occhi, sono teste. Con l'altra invece mi metto a cambiare scene e giochiamo un po' ad Animal Crossing! Yay! Mi sono scritta sulla bacheca tutte le cose da fare oggi, così non le dimentico. Guardalo, il Ring Fit che comunque accendo quasi ogni mattina. No, non voglio aggiornare, non adesso. Ciao, ti amo, sappilo, buona giornata. È il momento! È il momento, caro Filippo! Sono tutti in attesa di questo screen, di questa scena ogni volta. Grazie Filippo! Grazie mille! è sempre bello. È andata meglio di quanto pensassi, lo vedrò nella prossima live come reagirò. Va bene, in bocca al lupo allora. Sarà il tasto più consumato della Stream Deck. Fai le emote della formica, ma magari avessi tutti questi slot per fare emote. Ogni volta che mi viene un'idea, avrei bisogno tipo di 100 slot. E non scherzo, sono quasi certa che le usereste tutte. Allora, è molto divertente questa cosa, non so cosa mi manca. Cioè, nel senso, è un diplodoco. Pensavo di avere tutti i pezzi. Non vi so dire se me ne manca uno o due. Quindi, Froberto, dimmi che ti piace tutto, ti prego. Ti piace? L'ho fatto tutto io. Parliamo. 100? Solo? Ma Robby? Muscoliosa! L'urloterapia, bravissimo, Froberto. Sono tutti in mezzo ai miei fossili. Credo che questa zona piaccia molto a tutti. Io avevo trovato un sacco di pezzi di blocco, potevo tirarteli in testa. Ma Esprit, non ti preoccupare. Questa idea del museo all'aperto, che poi mi si sta infrascicando tutto, quindi sono molto contenta che ho messo le corde.
Tipo, non toccate i miei fossili con le vostre manacce luride. Però sono sotto la pioggia, quindi ringraziamo il cielo che ci sta lavando i fossili di dinosauro. Ho personaggi più belli di quelli del gatto. Ma perché ho fatto selezione all'ingresso? It's still raining in your island. Yes, every single day it's a pain for me. Allora, voglio regalarti qualcosa. Sì, non so che cos'ho. Non posso regalarti niente, Roberto. Ho una pala? Mi serve. No, scusami. Scusami, non volevo. Ti ho spiazzato perché sono in pigiama sotto la pioggia, forse. Urge un cambio di vestito. Ta-ta. Io piango per quei fossili sotto la pioggia. Guarda che schifo di macello. Voilà. Allora. Io ho trovato un sacco di pesi. Ah sì, scusami, l'ho letto adesso. Gatto che descrive Schwarzenegger, muscoli. Sì, ho un pezzo che mi manca. Sono 6 pezzi. Cranio, collo, torso. Ah, mi mancano 2 pezzi. Quindi ho deciso di mettere un fossile enorme che non ci sarà mai. Perché mi piaceva molto l'idea di fare questo tipo di passaggio. Però ho finito lo spazio, quindi sarà un po' più difficile arrivare al museo. E ho un botto di spazio anche qua. In realtà posso radere solo tutta quella zona. In funzione di un museo più grande e più bello. A sto punto aspetto domani per il museo, così mi rendo conto di quanto è grande. Quel fossile è parecchio lungo. E allora, se avete che vi avanza un collo e un torso, qua in mezzo, se vi avanza, se volete speditemelo pure, nel senso lo esporrò e diventerà parte integrante della mia isola. Questi invece sono i pezzi che voglio mettere. Oltre che esserci un sacco di fossili, voglio mettere anche, a sto punto, le opere d'arte nuove, che troverò da Volpolo, quelle in più. Però ecco, ci sono anche queste cose. Le metterò su dei tavoli di pietra. Però non ho il progetto di tavoli di pietra. Più! No? Più! Torso mandato, grazie! Penso che su Telegram sia tutto nelle liste. Ah, devo anche fare la lista oggi. Grazie mille per avermi imparato a fare il mucchio di foglie verdi, molto gentile. Guarda, lo lascio qui. Mi serve a niente, dopo lo butto. Ho un torace di diplodoco in più, se vuoi. Va bene. Allora facciamo così, dopo decidiamo chi verrà sulla mia isola e se volete portarmi qualcosa. E io in cambio vi darò qualcosa, ovviamente. Facciamo prima le cose che mi sono prefissata di fare. Questo in realtà è l'ultimo dei miei pensieri, ecco. Mi servono più delle idee. Qualcuno di voi ha un tavolo di pietra? Sarebbe molto carino mettere queste cose su dei tavoli di pietra. Perché così è carino, però qua mi servirebbero altre idee. Ho dei... perché anche solo il progetto, non voglio assolutamente fare la carità a nessuno, ho troppi materiali. Però i progetti che ho sono veramente infimi, cioè io ho degli scatoloni... tutte ste robe che boh. Cioè, questa è l'unica cosa che ha un senso. Tavoli di legno, ma sono tutti blocchetti. Cioè, tipo per i bambini. Non so, una roba veramente brutta. Bruce, la tizia sono posti che vedete la pizza. Sono che anche prima che mi metto che la pizza messa a 332. No, Giumbo, mi spiace, Giumbro. Mi spiace un sacco. L'importante è che ci hai guadagnato, però. Ogni settimana puoi guadagnare di più. Il tavolo di pietra posso fartelo io. Allora, guarda, mi segno qua. Collo di plodocco. Tavolo pietra. Allora, poi vi invito. Ne ho da buttare di tavoli di pietra. Ma dove li trovate sti progetti? Com'è possibile che a me arrivano progetti che ho già? Non avete idea di quanti ne ho buttati di progetti? Un bel falò in mezzo alle stuvite in raccolta. Fa tanto neolitico. Ma sai che hai ragione? Però il falò nel museo, non lo so. Pezzi che chiedi, ma li ho scambiati con gli altri. Non ti preoccupare, non ti preoccupare assolutamente. È soltanto che oggi ho trovato questi fossili in più e ho deciso di metterli insieme. Sono tutti fossili che ho già e che sto sfruttando i doppioni perché non so che altro farmene. Mediate il progetto quando arredai le prime case. Ma porca vacca, a me no? Basta un PM e mando il codice. Allora volentieries. Magari ci ritroviamo tutti da qualche parte. Però vorrei invitarvi nella mia isola. Allora, ecco cosa voglio fare adesso.
prima di fare queste cose che lascerei alla fine della live, così ho già fatto le altre. Questa parte del museo rimane così aperta e vi chiedo se vi va di pensare a cosa ci potrebbe star bene. Perché io voglio mettere delle riproduzioni di animali e insetti. Vedete, ho messo due farfalle. Vado a farmi fare un altro pesce e mi farò fare una mantide orchidea, perché le amo, sono bellissime, anche le tarantole. Guarda che te sei la prossima se continui a rompere le palle, ce ne sono troppe. E se avete qualcos'altro che pensate ci possa, faccia molto museo, ovviamente vi avanza, oppure ditemelo, così lo sistemo lì. A furia di minare sassi mi hai dato progetti. Ti vengono in mente se butti giù i sassi? Serve fiori. No, Yaser, ma solo perché da domani ci saranno le siepi. E quindi... Ma quante siete? Oh mio Dio. Ora basta. È il momento di farsi valere. Ha. Adesso vi regalo a Froberto. Anche se penso che ve l'ha già regalato a Froberto. Dove vai? Dove vai? Lo studio mi chiama e Laura mi attende. In bocca al lupo! Buono studio! La farfalla cobra è bellissima. Anche la farfalla del Madagascar. Me ne avevate data un'altra che non ho messo, però. Andiamo da Castorino. Mi tengo come voglio fare le mie stanze per dopo. Così vi faccio un po' attendere. Perché l'ho rifatta fra ieri e oggi. Ho un arco d'ingresso che forse calza. Un arco d'ingresso, perfetto. Sarebbe molto carino. Quanto cazzo piove. Oh, troppo. Sale, sale, sale. Olè. Castorino era qui da qualche parte, mi pare. No, qua però non ci può salire senza scala, quindi qua sei giù. Ma pure due code di brontotero trovate oggi. Schio, no! Vendile, vendi tutto. Oh, ma porca miseria, dove è andato? Era qui. Stupido pesce. Non vedo l'esca, tra l'allero. Eccolo. Ciao. Io invece dico che i pesci non lo sanno che sono bagnato. Ho questo dubbio. Esprit, si passa sotto all'arco d'ingresso? Certo. Io quello delle uova che mi fa ancora paura, che voglio però usare. Non voglio buttare tutto quello che ho delle uova. Voglio farci la zona bimbi. E nella zona bimbi, con ovviamente Godzilla e tutti i peluche di panda che ho in mezzo alla sabbia, voglio metterci anche qualcosa con le uova. Vai, prova di pescosità. Vai. Così ti vendo anche tutto quello che non voglio più. Tre pesci piccoli di fila. Ah, ma ne ho presi un botto di sgombri. Ok. Ok, quindi mi hai dato il via? Vado? Però lì c'è un pesce enorme, quindi prima prendo questo, poi inizio. Tanto non ho un limite di tempo. Allora, mi segno qualcuno che... Questo non è un pesce piccolo, non preoccupare, ci riproverai. Guarda, Castorino, quello non è un pesce piccolo. Che è spuntato dietro. Mi salvo sto video. Ehi, ma quello non è un pesce piccolo. Restate pure qui, così dopo vi chiamo per l'isola e magari scelgo qualcuno che non è mai stato sulla mia isola. Cioè, non ci siamo mai visti su Animal Crossing, così facciamo un po' di amicizia. Sto facendo di quelle modifiche. Oh, che bello. Anch'io amo la mia isola un po' di più. Solo per sta cacata, solo camminare qua in mezzo mi piace già più che avere tutti gli alberi. Io qua avevo solo alberi. Li ho buttati tutti, ragazzi. Tutti li ho buttati. Li farò ricrescere quando avrò voglia. Non ho più alberi. Cioè, ho degli alberi, ma non ho più tutti gli alberi da frutto. Ho i frutti, che sono nello sgabuzzino. Qui, pesce, pesce, pesce. È tempo di cercare oggetti per l'area giochi. Allora, il Godzilla di Lerican ci deve stare sicuramente nell'area giochi per bambini. Poi ho anche le tazze. Il gioco tipo il cavalluccio. Poi i giochi per la sabbia. Ho il tracciato sabbia, quindi posso fare proprio la zona sabbia. O io lo pesco perché può essere un celacanto. Io non ho ancora trovato il celacanto, ragazzi. Sarà sicuramente una spigola di merda. Però è sul molo, magari è qualcos'altro. Vai.
Nah, vibra poco. Spigola di merda. Non so se farmi la statua della spigola come monito per ricordarmi quanto fa schifo pescare a volte. Voglio un celacanto. È una spigola. Basta! Il celacanto mentre piove, ma non sul molo. Ma non lo troverò mai il celacanto. Hai un celacanto in soggiorno? Come? Ho delle domande. Avete statue di pesci enormi? Cazzo, io ho venduto i pesci remo che avevo, perché sennò una roba lunghissima di pesce remo da esporre sarebbe stata fighissima. Potrebbe essere anche sul moro. Roberto che si allena con la pioggia perché un anfibio non mette il cappellino. Ti ho visto Animal Crossing. Ho notato questa cosa e l'apprezzo. Comunque vedete, sono sempre tutti a fare esercizio sti stronzi. Io sto mangiando una torta. Come la miniatura e mini. Aquilio, ti ammazzo? Chi mi chiama in giro Dolcino? Ma sì, chiamami Dolcina. Oh! Aquilio può chiamarmi come vuole. Però quell'ombrello dobbiamo cambiare. Ti serve l'ombrello di Froberto. Oh. Hai una panchina dorata? Ma sono cose che volete darmi, ragazzi? Ma mi sembrano più cose che dovreste tenervi, forse. Siete sicuri? Cioè, mi fa super piacere. Non saprete dove mettere una panchina dorata? Forse nel mio giardino. Oh, comunque, sti pesci piccoli... Boh. Cioè, la pioggia li fa crescere tutti? La posso craftare. Come fate ad avere questo? Eccolo! Pesce piccolos! Piccolo pesces! Lo voglio rarissimo. Ti prego, rarissimo. Una tartaruga minuscola. Non è rarissimo, però piccolo. Vai, dacci dentro. Yes. Se abbia coscienza, mi c'è forza. Non ho ancora visto i vestiti di oggi. Vi ho aspettato. Dopo facciamo le prove. Tra l'altro ho visto dei video bellissimi. No, devo farvi vedere. Aspettate, quello era un pesce. No, no, avvia il software. Madonna, mo sbaglio. Tutti questi stimoli non fanno bene al mio deficit d'attenzione. Voilà. Devo farvi vedere un video stupendo di una cosa che voglio assolutamente fare anche io con voi. Vado sui mi piace che ho messo, perché è sicuramente salvato lì. Yes, è lì, ora vi faccio vedere. Ho visto l'isola di Marzia. E Marzia ha un... un attestato in arredamento. Cioè, quindi è proprio il suo pane, Animal Crossing. Cioè, lei è laureata in arredamento. Interior design si chiama, non è la laurea in arredamento. Cioè, non è che ti lauri in poltrone, però... È troppo bello tutto. Cioè, c'è proprio tutto bello. Yay! Pesce piccolos. Però devi aiutare a mettermi risposta esattamente a questa parola. Anch'io ho sempre paura di offendere. Tipo, non è che puoi chiamarmi Dolcino, è che puoi chiamarmi in un altro modo. Però così. No, è scappato. Non vale, vero? No, ho sbagliato. Sembrava non l'avesse preso. Non ho rotto la streak, vero? Laura è in poltrone e sofà. Ciao, grinfia. Non è da considerare valido, vero? Mi ammazzo. Poi io la lauro in divani. Oh no, oh no. Oh no. Devo rifare tutto? Ah, la rompi si a bocca e scappa. Fiu! Allora guarda cosa c'è lì. Voilà. Stavolta sarò super paziente. Ok. A posto, fatto. È uno sgombrino.
A posto, vado a dirlo a Castorino. Castorino, è Esprit Online. Domani mi rifanno il negozio. Tante novità. Che bello. Che bello giocare ad Animal Crossing in live, sapete? Mi fa sentire così chill e tranquilla. Vedete, qua fa ancora tutto schifo. Però pian piano miglioro tutto quanto. Laura in divani. Sì, li ho presi. Si sveglia Godzilla dopo ogni cosa. Sì. Allora, di sicuro non voglio una statua della spigola. Ho già cambiato idea, la odio. Non voglio niente che mi ricordi delle spigole, quindi prenditele tu. Grazie Jaytas, che cosa sta Sliver? Che è lui, è sempre lui. È sempre la storia d'amore che tutti stiamo seguendo con ardore. Grazie Jaytas. Grazie mille, sempre. Che belli che siete. Era lui che ho disegnato quando vi ho disegnato versione patate? O era un altro? A quanti mesi è arrivato? Non lo so. In effetti non lo so. Eccola. Ok, devo fargli fare la statua prima che me lo scordo. Era lui. Pressa per pantaloni. Ma che è? Tipo uno stendino? Sono le 18. Ok, la metterò fuori da ago e filo. Così a caso. È tipo un reminder per me stessa, per ricordarmi che nella zona di ago e filo voglio metterci quella cosa. Se servono basta un fischio. Siete super gentili, ragazzi. Se lo state facendo adesso, io non so in quanto tempo ho per invitare 8 persone in un'isola, quindi nel caso aspettate un attimo, se perché posso dire solo a 8 persone di venire. Sarà una roba che durerà 25 minuti solo farvi arrivare tutti. Quindi non vorrei che farvi fare una roba per poi non concludere nulla. Allora, pronti a vedere casa mia? Ciao Macalusa, che è mia zia. Ciao zia! Buonasera. E a volte fa vedere gli streaming anche a mia nonna. Allora, benvenuti in casa mia. Qualcuno l'ha già vista, qualcuno se la ricorda, qualcuno non se la ricorda. Adesso è fatta così. Io amo questo pavimento. È bellissimo. E qua c'è un criceto che non lo utilizzerò mai. Tra l'altro sta sotto un termosifone a caso, così. E più o meno mi piace tutto. Ci sono zone ben precise. C'è la zona dove disegno e scrivo, faccio i puzzle e bevo il tè. C'è la zona dove studio, con davanti tutte le cose che devo fare, che mi mancano da lavorare, tipo bicicletta e le mie Polaroid. Zia Ibe e non Ibe. Sì. Robby, vuoi una bambola procione? Credo di volerla. Come hai fatto? La postazione di streaming dov'è? Non è qui, perché la farò in camera mia. Quindi questo è tipo il soggiornino. Qua mi siedo e guardo i libri e la nave. Vabbè, poi ho messo un piccolo paravento perché, boh, mi piaceva avere una porta più piccola. E lì c'è la mia stanza. Vi faccio vedere come ho cambiato l'arredamento di sopra. Mi mancano ancora 2 librerie. Che fastidio. La stanza orribile è eliminata? No, è ancora lì. Praticamente qui ho tolto le miniature. Le miniature imbalsamate saranno davanti al museo. Quindi questo diventa all'effettivo un posto dove faccio le mie ricerche. Quindi cerco di capire perché questi due fossili ci incastrano così bene, anche se sono così diversi. Quindi sto studiando un nuovo tipo di dinosauro. Sto studiando questi due animali. Quindi studio anche questa. Bellissima. Quindi mancano 2 librerie lì, che saranno le stesse lì. Però devo prendere 5 libri al giorno. C'è una rottura di palle incredibile perché non posso craftare i libri. Quindi piano piano. Qua studio le tarantole e le formiche. Mi ricordo il competitivo di Pokémon, quel fossile. Dopo vedo. Direi 2 Larrikin. 2 perché magari facciamo altre zone con altri tavoli, a seconda dell'epoca, però vediamo. Le librerie sono 5 libri e 10 legni normali. Sono progetti
Mi ricordo, avevo preso il progetto alla libreria. Però di sicuro l'ho chiesto a qualcuno tipo... mi ricordo. Però li devo craftare uno alla volta. E lì ci stanno gli esemplari veri. Quindi tutti gli animali che si muovono stanno qui sopra. O qua sotto. Dipende dove voglio spostare la situazione. Quella lampada non stona. Le lavalamp non stonano mai. Qui sotto ci farò la stanza barra zona streaming. Sto mettendo un po' di cose che devo tenere da conto. Quindi voglio mettere una zona in cui c'è il guardaroba e espongo dei vestiti. Ho una TV, quindi lì ci metterò la zona streaming con le switch a fianco alla TV. Sarà una cosa fighissima da pazzi. Questo me l'ha regalato l'Erika come sfondo. Mi piace un botto. Non so ancora dove metterlo, magari dove c'è Froberto. Così catalogo tutte le mosse di Froberto. Non lo so, mi viene in mente una zona da pazzi con questo sfondo. Ma grazie mille. Poi metto il flipper, questo è il tavolo da banco che mi serve per craftare le librerie, non è niente di importante. E la tazza di tè, quindi in realtà sono dei reminder, però questa sarà la mia stanza. Qua sotto e non là sopra. Alla fine la mia felpa è arrivata e non solo la indosserò ma la voglio anche esporre, quindi grazie Esper. Ma te l'ho detto che era arrivata. Ci chiede passione stalker. Serve la lava lamp blu con le bolle verdi? No, mi sa che ce l'ho. Avete visto la lava lamp di sopra? Avete visto queste due? Dovrei averle tutte. In teoria. E poi ci sono altre due stanze che non so ancora come usare. Questa non so ancora come usare. Cosa metterci? Quindi ci ho semplicemente messo un pavimento che non so se userò mai. È un muro anonimo, così mi tengo i muri che mi servono per altre stanze. La sfera elettrica mi sa che ce l'ho. Non è tipo questa. Bellissimo. Con le mani proprio lo spengo. E qui c'è la mia stanza. Preparatevi, perché il mood della mia stanza sarà lo stesso mood che mi porterò quando la stanza sarà più grande. Per ora la parte è la versione mini di quello che vorrei di sotto. E secondo me è fighissimo. No, non ce l'ho il bagno. Di solito piscio qui dentro, ti faccio vedere. Ecco, di solito piscio qua perché mi fa tutto schifo. Ma passiamo a camera mia. Ci sono più libri qua che ne parte libri dell'IKEA. Un sacco. Quindi qua la lava lamp e qua dentro c'è la mia stanza. Mi fa tutto schifo. Devo mettere qualcosa nelle cose mie. Pronti? Raga, benvenuti nel mio regno. Mi piace troppo. Questa è la soluzione perfetta di camera mia. Però sarà più grande, avrà la TV con la Switch, avrà la zona streaming, avrà la lavalamp, avrà un sacco di piante. Questa è camera mia. E mi piace un botto. Voilà. Oh, ecco qua. Questa è la zona dove dormo, c'è la Switch, c'è un tavolino per meditare dove c'è un diffusore. L'atmosfera è fighissima, le luci stanno spente, odio le luci accese. Ci sarà, lì c'è l'armadio. Ti piace? Il muro è bellissimo. Qua c'è l'armadio dove mi cambio. Qua c'è lo specchio dove mi cambio il colore dei capelli, eccetera, eccetera. E voglio fare queste zone nella mia stanza. Quindi dove dormo, dove magari... Qua vorrei zona meditazione piena di piante. C'è la pianta di cacao Brasile o di Nencio. Poi dove mi cambierò, esporrò anche dei vestiti. Dove farò streaming, ci voglio mettere la TV e tutto quanto. Magari dei disegni per terra, un po' di libri. La voglio dividere un po' a zone, cosa che credo che farò anche quando avrò una casa vera. Però voglio che il mood sia questo, cioè credo che in camera mia le luci devono sempre essere spente. E mi piace un botto. Ti viene voglia di giocare a The Sims? Ma prima era molto più... Era molto diversa camera mia prima e sembrava addirittura più piccola. Non respiro di notte quando dormo. No, respiro meglio. Forse ho delle foto della mia ex stanza da letto. Quasi sicuramente mi sono scattata delle foto lì dentro. Perché... Devo farvi vedere se ce l'ho. Allora, questa è la stanza... quella anonima, come era prima. Ecco, mi piace farvi vedere un po' i cambiamenti psicologici che ho affrontato durante questa quarantena. Sono contenta di averli fotografati, così rimarranno nella memoria dell'uomo. L'orrore. Con tutte quelle piante non respira. Beh, che dire. Beh, sì. Stavo aspettando Ivano, insomma. Poi c'è... Dove sono le mie stanze? La mia stanza da letto. Perché l'ho fatta proprio all'inizio e poi non l'ho più cambiata. Sicuramente ho un sacco di foto a casa di altri. Questa forse è com'era prima la mia isola. Sì,
Questa è com'era prima la mia casetta. Avevo anche come vicino di casa Froberto. Quindi prima era così, poi è diventata come vedete adesso. I'm sorry, what? Shining ti fa una pippa? Oh sì. No, qua però siamo troppo indietro. Possibile che non ho neanche una foto di com'era la mia stanza? A qua per sbaglio ho fatto una foto mentre giocavo a Ring Fit. Non chiedetemi come ho fatto. Ops. Questo è Link's Awakening, un po' di spoiler. Non è il caso. Questi siamo io e Sara che dormiamo insieme. E Moro, Vertien e Giorgio molto sorpresi. Senza di mangiare anche senza così. Ma ce l'ho fatto, l'ho messo nello sgabuzzino. E no, mi sa che non ho fatto una foto alla mia stanza da letto. Questo però era come era il mio soggiorno. Vedi, faceva schifo. Ah, eri tu, non era Vertien, era Esprit col cappello da tirolese. Che ricordi, Roby. Io Esprit faccio un sacco di foto. Per chi interessa, metterò l'acquario e ritirerò i presenti in casa mia, sono uno spreco di spazio. Se hai 3 tarantole, le do a Ivano. Guarda Plinio. Plinio e Marco. Questi siamo io e Marco che facciamo le prove di vestito. Siamo io e Marco che vogliamo farci assumere a Disneyland. La mia amichetta. Guarda che belli, guarda che dolci. Mi sa che ho anche un video di sta situazione. All around me are familiar faces. Sweet dreams are made of this. Who am I to... Oh, questa è sempre bella da far vedere come foto. Non ho una foto di camera mia prima. Non ce l'ho. Ho delle foto del mio soggiorno prima, ma non della mia camera. Non ho mai scattato foto della mia camera prima e dopo. Che palle. Ero convinta di averlo fatto. Vabbè, lo faccio adesso. Non aggiorna, ma via il software. Directed by Quentin Tarantino. Allora, mi faccio una foto nella mia stanza. Allora, foto. Fotocamera. Facciamo così. Ecco qua. Bella foto così. Io contenta. Ecco qua. Fatto. Rip old bedroom. Tutto con gli schermi non di Ring. Però ve l'ho fatto vedere in streaming, quindi sicuramente ci sono qualche... c'è qualche clip. Andare via. E questa è casa mia. Adesso farò tante modifiche. Cioè non adesso in streaming, perché ho talmente tante cose da fare che non ho il tempo di far niente. Devo segnarmi la lista di questi fossili che ho, così li scambio a chi ha bisogno. Però almeno ce li ho tutti scritti. E vado da Castorino a farmi fare una bella statua. Allora, io avevo una mezza intenzione di trovare il terzo leone zebrato e farmi fare la statua di pesce del leone zebrato, perché sono tutte molto carine. Però il pesce farfalla e il pesce chirurgo forse li voglio vivi al sicuro in casa mia da qualche parte, mentre il leone zebrato è fighissimo da esporre per un museo. Cioè, se entri al museo vedi il leone zebrato, che è un pesce fantastico. Ve lo faccio vedere, guardate, è proprio fighissimo. Se trovo il terzo posso chiedere a Castorino di mandarmi la cosa. Ta-da! Dai, è strafigo. Una roba del genere la voglio. Hai la statua del leone zebrato. E là. Ma tieni, allora, è bellissima. Oltre a leggere, è proprio lì che trovi camera mia. Quando vedrai bandiera gialla. Leone zebrato mi pare che sia pesce medio. Quindi lo posso trovare se pesco medio. Che succede? Buga? Ma raga. Diplocoso. Oh. Diplocoso, collo, grazie! E robe per aria streaming. Ma raga, grazie! Mi sono ascoltati in Modena. Oh no, ho paura! Vediamo cosa c'è per l'aria streaming. Cactus. Vuoi mandarmela? A me va benissimo. Io condividerei volentieri il mio codice amico. L'unico problema è l'intasamento che può provocare avere troppi amici nella console.
Perché ogni volta ti arriva l'avviso, ogni volta ti dice che è online. Un conto è con 8 amici, un conto è con tutti quelli che vorrebbero... Perché per me non c'è problema, né che me la tiro. È che è esattamente come Steam, che ti continua poi a spammare le notifiche. È una rottura di palle assurda, e vorrei solo evitare quello, ecco. Un router e altre robe. Oh! Mi hai dato un router? Grazie, Teo. Grazie mille per i due pezzi mancanti. Un flipper. Sedia da regista? Ma no! Ma ce l'avevo! Grazie! Cosa ci faccio per la sedia da regista? Metto davanti un divano? Grazie. Ci metto a fianco... Ah, sono io che coordino. E vabbè. Raga, ma esistono le sedie da gaming? Per caso? Posso metterla però da qualche parte, la sedia da regista? Più che in zona streaming, magari posso metterla nell'area bimbi. Così mentre i bimbi giocano con la sedia da regista, ti guardi i bimbi che giocano. Ma raga, che succede? Faretto fico ma con luce rossa? Oh! Altra roba streaming! E vabbè, andiamo, let's go! Cactus sarà il mio sponsor. Ne una da ufficio in pelle. Ma io ho un tavolo da gaming. La coordinazione del video trailer. Concordo, abbastanza creepy. No, come? Allora, vediamo la roba da streaming che mi proponi. Telecamera da TV? Oh, e la Madonna! Per fare streaming? Che astronave! Ma no, vi invito... È una TV, cioè... Conduco Sanremo da questo spazio. Va bene! Posso assolutamente fare la zona da streaming così. Grazie mille, Cactus! Faretto su treppiede. Sì, vabbè, però fatto! Fatto! Allora, già deciso che la mia zona streaming sarà... Questa qui, dove avrò delle luci, e tra l'altro penso di averne anche un'altra. Quindi dammi un secondo. Posso fare. La metto qui come idea. Magari ci metto un tavolo tipo. Per fare la mia zona streaming come se fosse veramente lo streaming è parecchio geniale. No, dov'è? Allora, sono sicura di avercelo. No! Ah, ecco, infatti. Guarda qui. Voilà. Aspetta. No, non dirmelo. Ho scoperto adesso che ho... Non dirmelo che fanno la luce rossa, la luce... Guardate dietro di me. Rossa e blu. Ok, questo è geniale. Credo che sia un segno del destino. Questa zona ci deve essere. Geniale! È bellissimo! Via questa legna, via! Però ci devo anche mettere il letto, allora. Quindi qua dietro c'è il regista che mi osserva giocare. Ok, va bene, vediamo se ho un tavolo per disegnare, a meno che non sia... No, mi sa che il tavolo da studio fa un po' cagare, quindi dovrò prendere un tavolo normale. C'è vita che questo. Anzi, vediamo questo come potrebbe essere. No, fa schifo, purtroppo. No, fa schifo. Però se ci metto qui questo per fare la zona streaming. Ma è bellissimo! Ok, questa è la zona streaming 2017, quando ancora non c'ho i soldi per fare assolutamente nulla di niente. Ma è bellissimo! E cosa ci metto? Cosa ci metto sul mio... Ovviamente un fax, credo. Zuppiera elettrica, a posto ragazzi, in streaming. Ci metto. Hai una scrivania nera d'ufficio? Sì, raga, se avete roba per lo streaming in più da darmi, vi prego, fatelo, fatelo, assolutamente, fatto. Spacchettamento epico del tostapane. Perfetto così, streaming di qualità con un fax e una zuppiera che non so dove mettere. Il fax, ma dove me lo metto? Vi spiegherò come mandare le zuppe con i fax.
La zuppiera a terra dietro Bendy. Oh, magari avessi Bendy. È che un po'... Ti sei dimenticata la teiera. Vabbè, ci metto la moca. Ci metto la mia moca lì dietro. Nascosta proprio. Ah, ci metto la tazzina di tè, perché uno streaming non si può fare senza il tè. Quindi voilà, anche se è caffè, però va benissimo uguale. Metto la cosa qui dietro, come nel mio streaming normale. E invece sul tavolo... mi sa che ci va del materiale da illustrazione, che è di sopra, in realtà. Quindi vado a prenderlo. Vado a prenderlo. Oh, stai te, mi piacciono un sacco, vi giuro. Per noi è te. Esatto. Non sarebbe meglio usare l'intero lato corto. Allora... No, mi sa che è fuori all'aperto, anzi. Perché qua scrivo. Guarda il tè! Eccolo! Ma perché hai preso il... Ma perché? Ma perché? Ero rivolta verso il tè! Ma che cazzo, Animal Crossing? Ma che cazzo? Tra l'altro, tipo quei trick quando devi togliere... 8 e mezzo, Roby! Quei trick quando devi togliere la tovaglia col tavolo apparecchiato. Oppala là, rimane tutto sul tavolo. Presa la tazza. Altra roba nella posta, almeno stavolta non devi venire a imbiancare. Oh no, paurissima. Vado a prendere la posta. Vado a prendere la posta e vado a prendere il materiale da illustrazione che ho fuori. Ogni volta che entro passate a mettermi la posta e scappate via. Ogni volta che entro passa Bartolini o Amazon e non chiedono mai la firma. Ciao Grimmio! Ho un zuppiera elettrica se vuoi. Allora, arrivo un attimo, vado a prendere subito questo, eccolo qua. Opla. C'è questo. Meno male che ho 7000 radio, quindi posso mettere la musica anche giù. Allora, raga! Sedia da presidente? Hai provato a personalizzare sedia da fumettista? No! Cosa ci posso fare? Barze, grazie. Grazie mille, Barze, Lerica e Teo. Oh no, voglio sapere cosa mi avete regalato. C'è il postino nascosto dietro casa che appena entri ti imbuca le robe, citofono e scappa. Raga. Papà, ma giusto qualcosa. Allora, che mi avete regalato? Pazzi. Sedia da presidente. Sedia da ufficio. Banco per l'aula. E global plasma? Ok, ho paura. Ho veramente paura. Però a sto punto ho 2 sedie. Quindi posso decisamente togliere sta merda e mettere una sedia seria. Perché quella è proprio sedia da esterni. Quindi vediamo un po'. Sedia di ufficio, quale andrà di sopra e quale andrà di sotto? Presidente? Presidente? Metti, si è addormentato sul divano, ma va tranquillo, ma figurati. Dormi. C'è problema, oggi è super chill. Ok. Ok, questa deve andare giù. E qua ci metto la dolce sedia rosa. Più che altro perché l'altra è... Non uscire! Non uscire! Entra dentro! Posta? Posta. Avete visto che ho messo il nano a fianco a Godzilla che gli dà le direttive? Oh, brucia lì. Mi faceva molto ridere sta scena. Aspetta. Ok, ce l'ho. Il mio è bellissimo, ne ho 2. Grazie Beltra, ci metterò un poco, nei prossimi lo scrivo però. Grazie Beltra, grazie Cactus. Tavolo. Io nelle lettere di solito cancello tutto quello che c'è scritto e scrivo e basta. Tipo l'umarelle dei cantieri. Ma l'ho notato solo la Godzilla. Beh, non è facile vederlo in effetti, Allora, sto streaming, eh? Allora, ragazzi,
Allora, vediamo un po'. Scrivi A con un cappello da cowboy, Roby. No! Non posso farlo mentre arredo, quindi voilà. Se compare un Godzilla esterno, io cosa c'è? Ma no, lascia, apri! Ma perché la promozione lascia? Apri. Altoparlante conchiglia? Aspetta, forse ce l'ho, no? No, questa è senza scrittura. Apri il regalino. Questa è un scrivania da presidente. Molto meglio, quello del basso budget. Allora, prova a metterli. Con quanta forza l'hai girata con la sedia? Fuh! Via! Allora, intanto, cos'è un Global Plasma? E mi sa che lo metto di sopra, se è quello che penso. Yes! Questo va di sopra nella zona ufficio. Non la felpa! Non la felpa! Le mani! Oh, porca miseria, non so gestire niente. Dov'è adesso? Ah no, è nello sgabuzzino, vero? Yes, l'ho messa qui. Allora, questa la mettiamo qui. Ora ci calmiamo. Ok, poi. Poi. Scrivania del presidente. Voilà, bellissima! Bellissima! Strabella! A sto punto mi viene in mente... Allora, io provo a comporre il tutto e poi lo giriamo. Perché è bella da vedere coi cassetti questa. È durata pochissimo il mio poco budget streaming. Ok. Vediamo un po'. Oh rabbia, ma anche i biglietti sono limitati a due. No, cosa, quali? Sedia presidente. Quindi ho la scrivania da presidente e sono pronta per le dirette di Conte. Ragazzi, le faccio io direttamente. Domani non si esce. Fatto. Grazie a tutti, grazie, arrivederci. Però sarebbe figo se Conte facesse con la luce blu e la luce rossa tutta la presidente. Ciao Esteriel, mi spiace che l'emicrania. Guarda che sono pronta a scrivere i decreti! Ah! Stiamo andando un po' fuori tema, mi sa. Avverto il disprezzo per questo gioco su... C'ha troppi tasti, la mia memoria muscolare è limitata a due tasti, dopodiché sbaglio. Guarda, li scrivo a male i decreti, con l'inchiostro. Votte Ciconte. Sì, il presidente di... Io sono Ciconte. Potete Cicontare su di me. No, come si gira? Come si gira tutto? Non si può. Niente. Ci ho provato. Allora, io direi che... Questa cosa è molto carina da vedere così. Vediamo come sta girata. No? Questo mi sarebbe girato. Per l'amor del cielo! Ok. Piri, piri. Però così com'è, meglio, peggio? Non lo so. Quale lato vi piace di più? Questo o quello di prima? Perché da qua dipenderà anche se dovrò girare tutto quanto l'ambaradam. Perché magari voglio uno sfondo qui. Così poi giri e faccio le live con sfondo Froberto. Premi L per abbassare la mano e prendere direttamente il tavolo. L, eh? Left, questo. Ah! Eccolo! Ci sta Roby, così fai anche la sorpresa ai visitatori. Così? Meglio così? Allora, così... allora è tutto rivolto da questa parte. Quindi devo mettere tutto così. E quindi avrò Froberto alle mie spalle. Un poster che tra l'altro non ho ancora ordinato. Altrimenti... No, così. Ok. O è così, o è così. Così non è male, ragazzi, però, eh. Cioè, la visuale così quando entri non è per niente male. Toglierei la sedia da regista perché sennò sembra che firmo veramente... Io che firmo i decreti. Cosa fai nel tuo tempo libero? Ma scrivo le leggi, sai, no, le solite cose. Sembra quello che giornalista italiano quando entra a casa. Quanto vicina quella telecamera? Qui, qui mi devi riprendere. Ciao, buongiorno, Chai Kibes. È vero che tu mi chiama così?
Lo dicevo al contrario, così lo sfondo lo vedono solo se girano. Sai, no, le solite cose da streamer, scrivo decreti, c'ho tutto da presidente, no? Solite cose. Allora, se io volessi girare tutto questo ambaradam, lo posso fare? Mi sa di no. Che R visuale. Eh no, devo girare tutto una cosa alla volta. Il Global Plasma, sì, lo vado ad accendere di sopra adesso. Allora. Ambascio, è vero. È stranissimo da fare senza musica tutta sta cosa comunque. Allora, magari ci metto una lava lamp a fianco. Non lo so, vediamo. Allora, queste sono io che faccio streaming. E sto anche costruendo la casa dei miei sogni in tutto questo. Perché io la sala streaming con il mio letto e le mie cose da fare, con la TV per cazzeggiare. Io voglio tutto quello che state vedendo. Tutto. Ok. Ecco qua. Ecco qui. Ecco qua. Voilà. Se non, diamo i tuoi amici, non posso, se non siamo tuoi amici non possiamo mandarti regali. Allora, voglio fare una prova. Prova ad aggiungere alcuni di voi. E vediamo se mi intasa il tutto di notifiche, che neanche è spuntata un'altra nel frattempo. Mi piace molto una cosa del genere. Magari... Oh, guarda cosa posso fare, aspetta. Ho delle robe in più, se no le vado a craftare. Tipo... dei siparietti, delle robe da mettere... Allora, non ce li ho, quindi li crafto al volo. Magari anche un separe di bambù mi va benissimo. Se no... Ma vado a prendere quello di sopra, non c'è problema. Perché io avrei una cosa perfetta per il tuo museo esterno. Poi nel menu della Switch ti possono... Ah, ok. Per genere, così vediamo i tuoi pari, ma non devi stare luce e telecamera più indietro. No, ma chi se ne frega. Va benissimo così. Però non so ancora se tutto questo lo voglio di sotto o di sopra. Buonasera a tutti. Ok, eccoci. Tra l'altro devo cambiare tutto. Va cambiato tutto. Va cambiato il muro, il pavimento. Inaccettabile. Veramente tutto inaccettabile. Allora, intanto cos'è un altoparlante a conchiglia? Posiziona. Porca troia. Ma questo si... Questo va dritto in spiaggia. Ho il posto perfetto per questo qua. Banco per aula. Oh, cacchio. No, questo lo metto qui da qualche parte. Grazie. Grazie mille a chi me l'ha passato. Assolutamente questo si usa. Tra mezzo semplice era. Si può personalizzare. Quello che ho. Quello dove ho messo le cose. Oh, porca miseria, ok. Ecco qua. Così non mi disturbate quando faccio streaming. Fatto. No, guardare, vietato. Quindi voi dite che questa cosa va spostata un po' più indietro, no? Però voglio risparmiare spazio. Vabbè, dai. A meno che... A meno che una delle stanze di sopra non diventi la zona streaming e basta. Perché ho due stanze che non uso. Anzi, tre. Fatto? Io ho tre stanze che non uso. Una delle stanze può essere letteralmente solo questo e altre telecamere per riprendere varie cose che faccio. È perfetto. Così hai anche la porta, capito? Capito? Non devo stare così che tutti mi sentono. Fatta! Ci sta. Allora... Mi tengo questo asset, così dovrò soltanto prenderlo tutto e spostarlo da un'altra parte. Perfetto, perfetto. Quello con la monnezza di Pasqua, è esattamente come la chiamo, la monnezza di Pasqua. Allora, altre cose della scoperta e della cultura, metterei... Ma io questo libro me lo prendo fanculo. Metto qua il coso e ho un libro in più. Facciamo... Global Plasma. Voilà. Guarda che bello. Guarda che bello. Ah,
Ah sì, c'ho un lampione, mi faceva molto scoperta, cioè non lo so, ho un lampione. A posto, devi solo farti catalogare la telecamera. Ce l'ho catalogata allora, ce l'ho. Non dovrei avercela e posso comprarla. È proprio un Triceratosaurus Rex. È proprio il Tiracchiosopus. È proprio lui, sono l'unica che possiede questo fossile di questo dinosauro con evidenti problemi alla schiena. Anzi, guarda. Infatti lo sto ancora studiando, devo capire come si procurava il cibo senza mani. Però ci sto lavorando, per ora è qui al sicuro nel mio... fuori dalla pioggia. È proprio lui! È proprio lui, ragazzi! Avete mai pensato di vedere un fossile del genere? Ci penso io, tranquilli. Questa musica poi fa molto studio. Mi piace molto sta zona studio. Molto, molto. Librerie, vi avrò prima o poi. Con molta fatica, mi sa. La casa è tutto strange. È per quello che io non voglio il bagno. Perché ho così tante idee che non... Mi dà fastidio in Animal Crossing che mi danno delle cose che non posso usare. Tipo il dondolo, 8 e mezzo. Allora, intanto metto il libro qui. Siamo a 4 e devo andare a prendermi il quinto. E questa zona rimane un bel banco di idee. Quello lì, presto, lo metterò in una zona tutta sua. Così ti metti sotto tipo idea. Ding! Esatto. Alessandra Cecchibaone. Sto volando per te. Alessandra Cecchibaone. Sono io. Di ammettere i fossili, va là. Devo ancora fare un sacco di cose. Devo andare a comprare le cose da quei filo. Togliersi tutto e via. Voilà. Devo andare a mettere i fossili. Devo andare a comprare le cose. Devo andare a... Ce l'ho scritto in bacheca. Ma della posta. Amazon Prime? Veramente Amazon Prime comunque. Grazie Beltra! 2 4. Che è la cosa più potente del mondo. Omeran! Cosa mi hai regalato? Che cappello buffo. Se l'avessi preso blu avrei avuto il completo della polizia. Se n'è andata a prendere a calci tutti quelli che sono usciti senza mascherina. Poltrona baseball fantasia? Carina! La metto nella zona sports. Ma che bella. No, lascia. Oh mio Dio. Che bello Beltra che me l'incarna. Apro. Cos'è? Lampada da tavolo rattan. Voilà. Carina. Ma faccio la zona riflessioni sotto la pioggia. Allora, qui in particolare dove penseremo ai prossimi film di Godzilla. Ecco qua. Se vedo un'altra cavalletta faccio disinfestazione. Pronto, sposta. Beh, se piove tanto di sicuro qualcosa riflette. Ah. Io ho messo sta canzone così, spero che qualcuno vada a venga a cantarla proprio qui in piazza. Allora, ho un posto perfetto per l'altoparlante, guarda, ed è qui. In questo momento c'è un tavolino con la radio, però a questo punto tolgo la radio che è troppo moderna e ci metto questo. Ci metto quello che mi hai regalato. No, l'ho messo via. L'ho messo via veramente. Stupida Cichibe, stupida, 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 stupida. Go 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 Godzilla. La conchiglia dov'è? Ma perché io poso le cose? Ciao, già che ci sono c'è qualcos'altro che mi serve da mettere? Una palla. Questo voglio metterlo a guardia davanti a casa mia. Appena ci saranno da una parte la tigre e due nani. Così dovranno pensarci due volte prima di entrare in casa mia. Bolle rosa tutta la vita. Diglielo, diglielo, corri! Corri, Grinfia!
mattonelle in spiaggia sia un pattern. Allora, voglio togliere un po' di questi. Pronto! Voglio togliere agitazione, anche timidezza in realtà, per mettercene altre. Io immagino di scendere a casa da qualche parte, quando i miei amici lo trovano, non capiscono perché si ride. Oh mio Dio, Yusam, è bellissima sta cosa! Faccio una roba segretissima, dove c'è lo gnomo da spiaggia che fa tu, io, perché indicano col braccio destro, che è un po' un problema da spiegare, ma... registra. Ne ho di nuove, che sono questa, la voglio mettere, assolutamente, che è troppo carina. Poi ho l'urlo, eccola, incoraggiamento, che è troppo carina. Yay! E poi ho... ma sonnellenza non mi piace. Questa? Non ce l'ho? Questa. Oh no! Perché devo fare tipo... levamela, levamela! Quindi andiamo a fare il tifo per Grinfia. Grinfia! Dove cazzo sta? Quanti chilometri ha fatto sto abitante? Dove è finito? Com'è possibile? Siamo aperti! Ed è all'aperto. Ah, eccoti. Vai la cavalletta, l'hai uccisa. Grinfia! Ma che succede? Dov'è Grinfia? Eccolo qua. Posiziona. Guarda che bello. Ovviamente la canzone è quella. Ci sta veramente bene qui. Grazie. Lì ho un altro libro. Con quel libro potrei arrivare a quota in tutti i libri che mi servono. Quindi lo prendo. Fanculo. Basta, ho bisogno di libri. Però ci devo mettere qualcosa lì. Arrivo, eh. Forza, forza, non mi devo distrarre. Una tasca alla volta. Posso personalizzare la conchiglia. Voglio personalizzare tutto. Voilà. Ok, ci voglio credere. Voglio credere che quello è un celacanto. Dai. Tra due conchiglie c'è un celacanto. Per forza, è la regola. Vabbè. Dai, dai. Allora fanculo. È un po' diffidente, vuol dire che è la persona giusta. Cioè, che il pesce è giusto. Dai. Parla adesso, una spigola. Allora, nel frattempo, spostiamo tutto qua. Allora, perché spoilerti cosa ti personalizzi da voi quando puoi scoprirlo da sola? Ma poi mi voglio personalizzare tutto. Vittoria di lana smanicato. Ah, l'ho trovato adesso. Sto per dire grazie a voi che me l'avete regalato. Però non me l'avete regalato, quindi metto il diplodoco qui. No, ho sbagliato, scusatemi. Il stegosauro. Sì, cranio stegosauro. Gli scambi di posizione. Poi il torso stegosauro. No. Ciao. Cosa vuol dire che metti il cesso all'aperto ma non metti anche il bidet? Ma sì, ma... mi piace farvi pisciare all'aperto, ma non... Allora... Ah, ho cannato di uno, vedi? Ho cannato di uno spazietto. Sì. Che fastidio. Ecco, per ste robe è un po'... è un po' lungo Animal Crossing. Ok. Se pisci all'aperto senti tutto il freschetto. Sì. Così.
qua potete continuare la vostra visita al museo. Che il diplodoco è veramente troppo lungo. Sì, vi faccio continuare qua, così poi qua metto il lunghissimo diplodoco, vai. Allora, tutto da capo. Cranio diplodoco, che è messo giusto, sbagliato, è sbagliato, che okay, va qua e va perfettamente combaciante con questo qua. Vai, un pezzo alla volta. Vi giuro, le ammazzo ste cavallette, ma ci costruisco un museo sopra. Collo diplodoco, via. Torso diplodoco. Oh no. Bacino diplodoco. Coda diplodoco. Oh porca porca. Porca porca miseria. Ma che palle, non ho abbastanza isola. È lunghissimo sta cosa. Coda diplodoco. C'è un problema. C'è anche dello spazio in più qui, volendo. E piedino da Valle Incantata. Adesso il piedone da Valle Incantata. Oh no. E vabbè, dobbiamo chiudere un fiume qui. È più importante che noi facciamo in modo che continui la terraforma. Sì, terraforma. Taglio un pezzo di fiume, tutto. È che si allunga ancora di più la lista di cose da fare, capisci? È così Animal Crossing, devi fare tre cose e non ho ancora fatto la strada del coso zebrato. Allora, dagli di fiumi, meno male che ho comprato tutto, via. Tutto, terraformiamo tutto. No! Ragazzi, io sono impazzita l'altro giorno con la stesura dei miei fiumi e dei tracciati, perché è così facile essere imprecisi. Non puoi ancora terraformare? Perché? Io odio il diplodoco. A 3 miliardi di pezzi il maledetto. Pa! Tu, pa! Lì ci pesco dopo. No, anzi, però non posso passare più. Ma sì, ma poi ragazzi lo devo rifare da capo il fiume. Posso rifare, tipo, se voglio qua posso fare un buco. Ti stai solo ampliando casa. Vabbè, ci sta. Signore e signori, il diplodoco è finito. Come c'è abbastanza spazio? Io vedo un botto di spazio. No. E voilà. C'è un ponte che dovrò togliere, tra l'altro. È per quello che ho messo solo ponti orribili all'inizio, perché così costavano poco, erano obbligatori. E ci siamo. Abbiamo gli ultimi due pezzi di fossili giganteschi che voglio far vedere. Qua ci saranno... Sai che ti dico? Ho un'idea. Li giro al contrario. Mi sa che li giro tutti al contrario, quelli da questa parte, in modo che ognuno guardi nella direzione che voglio io. Quindi faccio così, guarda, me lo metto come reminder, prendo quella tre pezzi qua. Faccio il... si può girare, no? Sì. Metto qui il cranio. Eccolo. Tanto più o meno è uguale da una parte e dall'altra. Qua il torso. Ovviamente è staccato tutto di un pezzo, non è mai preciso, mica si attacca al pezzo che c'è già. No! E qua ci metto la codina. Voilà! Eccolo! Cioè, che belli! Yay! Gira anche questo. Poi sono al contrario, però. E vabbè, ma tanto lo sai come sono fatti. Se no sono tutti girati dal lato del mare, mi fa un po' cagare così. Cranio? No. Gira. Benissimo. Ecco, questo addirittura guarda direttamente il museo. Mi piace
Gigio che siccome ha sbagliato quel caps sembra in panico. Ma poi sono tutti al contrario. Ecco qua, guarda che bello. Mi piace di più così. Yay. Benvenuti a Jurassic Park. Gna 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 gna. E non c'è niente, nulla. Devo spostarli di uno più su. È vero. Perché ci stanno le corde. Che fatica. No, spostalo più avanti. Di quanto, di quanto? Ah, ecco così. Perfetto. Devo mettere lo spazio per le corde, quindi devo spostare tutto più avanti di uno. Avantu. Non c'è niente. Guardali, Doc. Camminano in branco. È difficilissimo togliermi gli occhiali perché sono stretti con le cuffie. E via di ernia. Sono il triceratopo, muore la testa. Mi sa di sì. Non succede nulla. Il Tyrannosaurus Rex muove la testa. E qua, boh, roba. Ci sarà roba un po' più carina. Non vedo l'ora di mettere i quadri. Magari qua posso mettere i quadrini. I dinosauri fanno molto museo, ma ci sarà appunto la zona anche artistica. Tutti... Ah, comunque ragazzi, giorno... cos'è? 32. E io ancora non ho una mosca. Cioè, non so come arrivano le mosche, ma non ho preso nessuna mosca. Niente, proprio... Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo! Madonna! Pacchettino! Pacchettino! Sento una rincoglionita quando parlo così, però ci... No! Ok. Mamma mia. Lampada, germoglio di bambù. Ma ce l'ho già! Ma ce l'ho già! Ma datemi tavoli! Non ce l'ho tutta. Che palle! Là, secondo progetto da buttare. Quadri aperto super costosi, poi piove. Vabbè, ma magari metto quelli ciofeca, no? Andate male anche con la spazzatura, quindi lattine e copertone. A me con le rape andate male solo formiche. Solo formiche. Terra non mi spiace. Ah, le mosche sono rarissime. Ok, allora è per quello che forse non le sto trovando. Dopo dei giorni è arrivata la mosca. Lo so, ma no. Peschiamo sto zebrato. Dai, che voglio il mio. Che voglio assolutamente il mio. La mia statua. Credo che sia medio. Tipo questo, non mi ricordo. Sì, lattina vuota, anche il copertone. Io facevo. Mettiti appoggiata a casa, facevo un po' distante e mai. Questo non è mai, però voglio vedere cos'è. Magari è un pesce chirurgo, mi piacciono un sacco. Ciao Sissa! Buona mangiata. Vabbè. Ok. Ah, tra l'altro mi è arrivato un emoticon dell'hype train. Ciuf ciuf, testa di robot. Grazie Solfix che mi ha regalato l'abbonamento. Sì, raggio! Non so dov'è. Secondo me sta facendo cose fiche. Per eliminare lo spawn delle formiche basta mettere oggetti intorno alla pa... Ah sì? Così va, arriva la mosca? Eccolo! Sì! Possiamo andare da Castorino! Vado a vendere anche tutti i pesci che ho. Tranne di quelli di cui vorrei una statuina. Però ne posso avere solo una al giorno. Quindi vai, proviamo. Vediamo quali non vogliamo e che vogliamo vendere. In Italia come procedono le cose? Credo normalissime. Si parla di una riapertura con tantissime misure di sicurezza il 4 maggio, ma si parla. Quindi è sempre quella situazione, non ci credo finché non c'è un decreto. Per il resto, normale quarantena. Uno al giorno, sì.
Allora, di tutti questi sicuramente non voglio. Però del calamaro forse sì. Il guppy è bellissimo. Pesce persico. No, vado a venderlo. La cubite la vendo. Il ghiozzo mi piace. Anche il pesce rosso mi piace un botto. Li voglio tutti imbalsamati. Però il ghiozzo. Stigmodera è la cavalletta. Allora ne ho già due. E la farfalla Vanessa io. C'erano anche degli oggetti che per caso non ho messo di arredamento. Tipo il fenicottero ci starebbe benissimo fuori da un museo. No, mi ricordavo un'altra statua. Vabbè, non importa, ne farò un'altra. Sopra c'è una stanza con tutte le statuine tipo mostra. È bellissimo farsela così. Allora perché ho la stigmodera? Non mi ricordo. Mangianastri va via. Ok, faccio la libreria. La farfalla Vanessa, la mutanda mi stressa, ma Pompeana! Volta lo diciamo a corna, ma Vanessa la mutanda che la stressa. Ciao, un'ora casuale! Sì, al lavoro! Facciamoci una libreria. Che dovrebbe essere fra i realizzabili. No? Yes! Dai, dai, eccolo! E la devo anche personalizzare perché la volevo nera. No, può bastare. E quando mai prendi un tasto che sia quello che voglio io? Sì, mi sono purtroppo dimenticata di prendere gli oggetti personalizzabili. Molto lento sotto questo punto di vista. Animal Crossing. Ok, personalizzo la libreria e me la vado a mettere di sopra. Così non ci penso più. Posso personalizzare la rivista, ma giusto per curiosità, in che senso? Può essere una rivista di cucina, una rivista di macchine, una rivista di donne, no, moda, una rivista di campeggio, una rivista di spiagge, una rivista di fuoco. Cos'è? Una rivista di idol. Che bello che ti puoi personalizzare la rivista! Che carina come cosa! È stra particolare! Cioè, questa è proprio per andare nei dettagli, dettagli. Che carino! Ah, c'è scritto il nome, non l'ho letto! Non ho letto i nomi! Guardavo solo le immagini, sono una persona semplice. Che cosa c'era scritto? Posso chiedere a voi? A me sembrava una donna, scusatemi, non penso di aver offeso nessuno. La rivista di fuoco? Ok, andiamo. Era moda, ok. Quello del fuoco cos'era? Musica punk? Fuoco uguale musica, donna uguale moda. Le semplici associazioni di Cichibe. Rivista di donne. Che avrò mai detto di male? Eccola qui! Mo' altri 5 giorni per l'altra libreria, ma ci siamo quasi. Quella di fuoco era musica. Bevete. Mi raccomando. Tutto collegato, ma certo, è vero. Forza, allora. Posiziono rivista. Commissione vendita a Castorino. E poi tu ti dà quel filo a vestirci come le persone che siamo. Vedi, ho preso il libro, ma ci metto la rivista perché comunque è carino. Kinga! Anzi, Kinga! Abbiamo assistito a Kinga che esce di casa e si mette l'impermeabile, molto carina. Kinga. Kingleberg, Kingleberg. Ho trovato un'altra TV 50 pollici a muro, però. Gigi Gentile, sì, ti prego. Sì, una TV al muro, la metto sopra il caminetto. Sei invitato nella mia isola. Ti scrivo, aspetta, dove l'ho scritto? TV Gigi. Ok, dovrei avere tempo nell'ultima ora di venire, di invitarvi tutti nella mia isola.
Robby, Kinga e Kinga. Sì, c'è un rapporto strano con me, Kinga. Quando ti ha vista si è cacata. È dolce. Stupido gorilla. Non mi piace, ma lo devo tenere. Hello! Allora, voglio commissionarti. Prima compra il mio pesce. Mi compri questo. Questo. Il calamaro mi sa che me lo tengo. Forse ci voglio una statua del calamaro, non lo so ancora. Ciao Nencio! Yes. Come stai? Devi farmi una statua. Yes. Io ho le rapie a 59, ma è bassissimo. Anche se il più basso che ho visto è stato 51 o 48, non mi ricordo. Si può scendere sotto il 50? Io non ce l'ho ancora quella. Sono le 7. Sono 2 ore che gioco ad Animal Crossing. Ma porca vacca. Tra l'altro nel frattempo cavalletta che fa I'm a giraffe. 37 le rape. Ma fanculo. Ma no. Ti seguo anche se ho un leggero mal di testa. Oh no, mi spiace. Posso capirvi, anche io ho un po' di mal di testa. Vinco io 31. E vabbè. Ciao Sara Pyro, sei nuova? Ma lì c'è un vestito da ballerino di... Ma te levati, devo vestirmi. Sì. Andiamo. Allora, vediamo un po' cosa ci propone la sartoria oggi. Carino il maglione da tennis, però il completo da pattinaggio! Ma ci credi che l'avevo pensato in un minuto? Cioè non so quando... Oh, la tuna! Oh mio Dio! Posso fare l'Eton! Oh, ho i pantaloni! Ce l'ho una giacca marrone scura? Oh! Ti prego, cosa sono? Cos'è? Ho la tuba! Col nastro rosso! Che bello, faccio Layton per sempre! Ho tutto quello che serve per fare Layton. Vado a casa e mi cambio, ma prima questi occhiali me li tengo. Oh sì, che me li tengo. Mi cambio anche gli occhi. Voglio quella tuba! Sì! Vabbè, gli invitati potranno prendersi la tuba nel mio negozio. Dopo decido, vi do il mio nick, vediamo. Cos'altro posso mettere? Vestito lungo con perle. Che orrore i vestiti, madonna, in Animal Crossing, Dio mio. Anche le gonne sono orribili, ti fanno sentire... Non lo so, le odio tutte. Oh, che figa! Questa prima non ce l'ho. Ma che brutte. Allora, sai cosa? La maglia da tennis mi intriga un botto. Quindi me la prendo. Magari un giorno vado a giocare a tennis. Me la prendo... verde. Vai. La gonna mai. Però non posso andare via senza un paio di pantaloni. Sono lunghi oggi? Sono i jeans da lavoro. Voglio felpa spaziale violetta verde. Controlla bene, c'è la tuba marrone beige. Ma è forse nera e mi piace... Allora, sì. Però mi ricordo... Questo è più Layton, perché è marrone ma è troppo marrone. Non lo so. Non lo so perché mi piace di più l'altra. Marrone, verde, marrone, marrone, verde. Boh, andiamo così. Sì, grazie. È troppo chiaro, prendo anche quella nera, non si sa mai. Guarda che carina! Oh mio Dio, vado a vestirmi da Layton subito. Meglio nera. La prendo anche nera.
Si può mettere la maglia. I vestiti e le gonne sono orribili in Animal Crossing, ma non ce ne fu stata una. Anche semplice nera, sono orribili, ti fanno larghissima. Urge una giacca nera elegante, gliela posso portare dopo. Se ce l'hai volentieri. Allora, iniziate a preparare le valigie per venire alla mia isola. Li ho scritti. Allora, Gigi, assolutamente. Schio, assolutamente. Volevi lasciarmi dei tavoli, poi se c'è qualcosa che volete prendere o che vi serve ditemelo pure che ve lo procuro. Poi, chi voleva dropparmi un botto di roba e voleva venire qua sulla mia isola? Posso unirmi? Chi è che non è mai stato sulla mia isola? Ciccio, magari. Nazzo, non c'è mai stato. Io ho tutta la sassaiola. L'Erican è con te, te magari ci vediamo dopo la live, perché siamo già stati tutti insieme sulla stessa isola e voglio dare un po' di spazio a tutto. Quindi Gigio, per ora facciamo 4, così non ci impieghiamo troppo tempo per salire tutti sulla mia isola. Gigio, Natsu, Schio e Gigio, Gigi, Natsu e Schio, quindi Ferro, Gigio e Gigi. Preparate tutto quello che volete portare e se vi serve qualcosa di quello che avete visto, perché siete invitati sulla mia isola. Appena ho finito di fare le cose e voi avete tutto pronto, inizio a invitarvi, così avete tutto quanto a disposizione. Non so quanto vendono le rappe, magari ho... No, non vendono perché ho il negozio chiuso. Se vi serve qualcosa ditemelo. O castorino, quindi se volete anche portarvi dei pesci, liberissimi di venderli da me. Non so se prendermi la light o quella normale. Consiglio quella normale. Puoi mettertela anche sul televisore, quella normale. Questa situazione è veramente imbarazzante. Io intanto mi preparo per i miei ospiti e vado a vestirmi come Layton. Anch'io ho un botto di roba da dare, ma lascio lo spazio agli altri. Io tra gli amici ci vediamo insieme nel in un momento specifico, magari nel weekend. Perché in live purtroppo devo tener conto di quanto tempo ho. Vi amo. Che dolci che siete. Ciao Clemente! Vorrei parlarti. Un po' alla volta, un po' alla volta faremo tutto quanto, Faremo anche la giornata 3 ore a visitare le isole degli altri, L'unica cosa che ci limita è tutto sto tempo online, veramente, che due palle così. E poi se uno ha poco internet, crasha tutto e tu devi chiudere la live magari alle 8 senza aver combinato assolutamente nulla. Quindi è difficilissimo gestire tutto questo pezzo. Ma no, l'armadio. Perché dovrei spegnere la candela? L'armadio. Allora, vediamo un po' come posso vestirmi. Ce l'ho una giacchetta, perché ho dei pantaloni marroni, in effetti. Anche molto carini, tipo questi potrebbero andare bene. Però non so se ho una giacca tipo di Layton, perché avrei questa, ma il marrone è troppo chiaro. Dite che posso personalizzarlo? No, sta roba è proprio fancy da... So fare il Layton bomberissimo, però non so... Posso... Certo, so fare così, vediamo, perché magari mi cambio anche gli occhi per i miei ospiti, metto anche le cose, gli occhi a bottone, le scarpe di Layton sono marrone chiaro, però non ne ho, a meno che faccia questi, che carina che sono così però, preferivo gli occhiali, Layton bomberissimo! Non ho una giacca alla Layton. Ho questa, ma è troppo chiara. Non... Sembra un pochino Layton, non troppo. È super carina, però così, In generale, come vestiti, è molto carina. Guarda, uè! Belli così, io sono delle personalizzate per vestire Layton volendo. Davvero? Potrei guardarli. Con la maschera antigas sei perfetta. Oh, grazie mille. Però signore e signori, Layton. Volevo provare l'altra tuba. Vediamo se è meglio. No, vedi, è proprio marrone. Meglio nera.
Yep, quelli che ti prendi col QR code. Allora dopo ci faccio un pensierino. Sì, voglio cambiare il look. Al buio completamente. Tra l'altro ragazzi, io sto facendo questa cosa, non so se ve ne siete accorti, probabilmente no. Quindi ve la dico. Mi sto pian piano scurendo man mano che passo settimane sull'isola, perché sto facendo che il mio personaggio si sta abbronzando. È una cazzata che so solo io, però è... Se vuoi sentire l'afroperto o quello che fa per te? Arana? Ho fatto sta caccata. Ho voluto boh, così a caso. Faccio... Come ha fatto Layton sotto? Non ci ho fatto caso, ma bella idea. Sì, la so solo io sta cosa, proprio per me. Allora. Che capelli ha Layton? Più o meno così? Così? Andiamo Layton. Pelato, si sa. Layton è pelato sotto. Raga, io non so se questo, se questa battuta la facevo sempre con voi. Però mi ha scritto un molto famoso brand che se non studi e se non impari le lingue c'è questo meme del gufo che ti viene a cercare. Quindi mi fa molto ridere, probabilmente gli risponderò, però mi hanno appena contato. Io ci scherzavo su sto canale, mi fa morire da ridere. Però non lo dico, vediamo se lo indovinate, perché continuerò a parlare in italiano. Allora. No, in realtà mi fa molto piacere perché lo uso. Poi sento cosa serve. No hat. Siamo rapidi. Anch'io. Ho i capelli di Layton davanti ai miei occhi. Confermo, questa è la... la forma migliore. Oh no, quale membro della famiglia mi ha rapito? Ma mi sono messa... mi è venuto da ridere perché ho subito pensato... oh no, porca miseria, non ho studiato abbastanza oggi. E mi è venuto così da ridere. Ve lo dico. Non c'è il marrone chiaro. C'è... certo, sì. C'è questo colore, mi sa. Cioè, o è questo... è... perché sono beige i capelli di Layton. Quindi credo che questo... sia il colore che ci assomiglia di più. Guarda la posta, è quasi mezzo sbagliato, però può centrare. Oh, grazie Beltra, fammi vedere. Video di traduzioni, parlo 4 lingue. No, però grazie mille. Però siccome lì devo fare un po' più chiaro. E gli occhi a bottone. Eccoli. Ah, che paura. Ma ci sono più scuri. Ma così è terrificante, perdonami. Signore e signori, professor Layton, yay! Sono sempre io, però sono in cosplay, mi sono truccata per sembrare Layton. Confermo il marrone. Layton per la storia ha 36 anni. Mi sento super carina. Guarda che bello. Every puzzle has an answer. Levalo. Come levalo? Mi sento carina. Dire. Oppure un personaggio della Lego. È proprio lui, Herschel Leikive. Allora, andate su. Mentre cosa... mentre Clemente saluta il mio bidone della spazzatura, vado su Discord a dire il mio codice del dodo. Ci vorrà un botto di tempo per andare a dialogare col dodo e tutto quanto. Adesso vado. Intanto Beltra, grazie mille, sicuro non va bene, ma il nome era clickbait. Oh no, cosa mi hai regalato Beltra? Amori! Anch'io voglio pescare con voi. Che dolci! Oh, l'orario voglio mettere. Best filtro, però di notte non funziona bene. Anzi no, col seppia. Era una notte buia e tempestosa. Fatto. Basta, ok. Che dolci, si sposano domani. Io voglio fare le foto.
Cosa devo fare? Ho già dimenticato. Ah, devo andare qui. Ogni tanto bisogna ricordare a Kinga che è lì solo per... Lo voglio io, ancora non mi sono stufata. Ciao Camera Puglia, buon proseguimento anche a te. Beh, fanculo, brutta. Benvenuti nella tonica Accesso ai Cieli, l'unico portale dove ci vogliono almeno 5 minuti per azzeccare una linea di dialogo e far arrivare degli amici. Vorrei ricevere visite, per favore. No. Comunicazione online. Yes, ricevuta. Oh no, forse devo fare l'aggiornamento per farvi arrivare sull'isola. Spero di no. Ok, no, non sembra. Sì, la so che la tratterrei, però solo per farle continuamente male. Allora, chi vuoi invitare? Tramite Pindodo. Qui. Mi sposto qua, anzi, mi sposto qui. Perché purtroppo darei a tutti il Pindodo se non ci volessero, ripeto, anni per fare il collegamento online. Mi spiace perché veramente sembra che me la tiro, voglio solo invitare i miei amichetti. Quando in realtà è... Allora, vi trovo... Potete scrivere per favore Schio, Gigi, Ferro Gigio e Natsu sul server di Animal Crossing, sulla stanza mia. Così vi clicco due volte e vi mando un messaggio privato e vi trovo facilmente. Quindi Animal Crossing, io ci sono, scrivo di, così voi scrivete lì. Poi perché su Dodo è responsabile di volo se Dodo non volano? lo so, infatti è un po' strano. Pronto a partire, ecco Natsu! Allora, col Pindodo tutti ancora di più. Sì, invita chiunque. Ecco Schio, ecco Gigi, ecco Natsu. Perfetto ragazzi, bravissimi, rapidissimi. Vi scrivo un messaggio al volo. Apro il gate. E questo è il mio pin. Ok, allora. No, sbagliato. Allora, aspettate l'ordine in cui manderò il messaggio. Quindi il primo a entrare è Natsu. Quindi Natsu entra pure. Appena entrato Natsu, poi c'è Gigi. Ciao, ciao a tutti. Poi, il riflesso negli occhiali. Oh no, oh no, fermi. Maledetti, maledetti. Aspetta, che se non chiudo qua non potete entrare. Ok, ora potete entrare, quindi mentre vi aspetto. Perfetto, stanno già arrivando. Giustamente stavo tenendo la finestra di dialogo occupata, quindi non potevate, ma adesso potete. Ecco Schio. Clic. E eccomi. E manca Gigio. Gigio, ci sei? Sei qui presente? Da lunedì sia praticamente possibile da fortasse Natsu. Che piacere averla. Spero ci sia vestito bene per la live. Feds, scrivili sul mio Discord, così è più facile non perdere i messaggi che intanto scorrono e c'è l'elenco puntato molto ordinato. Se non servono a me, magari servono a qualcun altro e vi scambiate. Non ho il codice, devi scrivermi su Discord perché te lo mando lì il messaggio privato. Così è più ordinato. Perché Discord ha un grave problema per trovare le varie corrispondenze del nickname e cose del genere. E non so perché. Cioè, se vi cerco... Oh, quella mascherina! Ben arrivato! Adesso aspettiamo Gigi! Quindi è più facile per me mandarmi un messaggio vocale se clicco il vostro nickname su Discord. Perché ragazzi, se vi cerco è impossibile trovarvi, ve lo giuro. Il trucco degli occhiali spiaggia non è quello. Il metro di distanza.
Ma se levi questo bianco e nero? Sì, in effetti ho già dato il codice, quindi... game. Quanti segreti oggi. Avete ragione, avete ragione. Ah, eccolo. No, devi mettere questo codice, Gigio. Poi ti aggiungo. Però intanto metti questo codice, ma sei l'ultimo a entrare, quindi... per non accavallarvi, prima Gigi e poi Schio. E intanto, ciao! Felicità, felicità, felicità. Allora, tu hai dei tavoli per caso, Natsu? Intanto. Prego, prego! Venite, venite pure. Adesso aspettiamo tutti gli altri, ma voglio assolutamente farvi vedere la mia isola. No. Vieni, vieni! Siediti pure dove vai mentre aspettiamo. Come sei rosa, Natsu? Sembri quasi Natsu. Oh, cos'è? Ho preso l'olio maio. Oh, che carini! Cosa mi hai portato? Pavimento. Lampada pieghevole. Per chi vuole. Macchina del caffè. Controllo prima io. Vieni, vieni in casa. Ma ti dà errore? No, non dirmi che abbiamo il latte sbagliato. Ah, con alcuni non può entrare, Gigi. Porca miseria. È sempre un'incognita. Io molte volte non sono potuta prendere le vostre rape perché non potevo. Ah, non posso arredare. Niente, allora... come hai fatto una lampada pieghevole? Muro della metro bianco, pompa di benzina retro... Ascia, allora le lascio. Prego, prego. Guardati pure la zona dove vuoi pisciare. Devi andare in bagno, vieni, vieni. Posso arrivare almeno in teoria. Allora, Schio, vieni pure. Riprovo dopo aver riavviato. Potrebbe essere, Gigi, un problema di NAT. Perché ho un IP non statico. E quindi non puoi... Basta, lì è tutto. Siccome non posso arredare con. Ehi, gli è piaciuta? La pompa di benzina dovresti darla ad Aquilio? Is that a Leighton reference? Sì! Cichi per i suoi ospiti, vuoi pisciare? Gigi, allora per quella TV mi sa che dovremmo incontrarci in terreno neutro. Io ho un IP che non è statico e a volte cozzano. Se entrambi abbiamo fastweb. Io tipo non posso andare dall'Azza finché non ho un IP statico. I punti Cichive a cosa servono? Se li clicchi ti dice a seconda di quanti punti hai, che robe puoi ottenere. E sono tutte cose che ho scelto io. Con che faccia rassicurante. Ed ecco che arriva il signor Gigio da Tatooine. Giustamente risparmiamo un po' di tempo nel frattempo. Tatooine. Oh! Ai caramba! È arrivato Gigio! Che baffi! Mi piacciono! Dove li hai presi? Dammeli! Che bello! Ben arrivato Gigio! Schio, tocca a te! Hai delle vere skills nel ballo il ballo dell'atterraggio si chiama, sì sì sì. Intanto non so dove è Natsu, magari è tipo nascosto da qualche parte nella mia isola. È un fico, ma è Pablo Escobar. Adesso gli strappa. Quella è Clemente. Ah, amici, venite a conoscere pure i miei abitanti, eh. Natsu, dove eri? Dove ti eri nascosto? Oh, poverissima. Signor Gigio. Quanto devo lasciare per terra degli oggetti per Natsu? Aspetta, Allora, lascio per terra la... lascio. Ma il 9 perché? Allora. No, lascio. Ciao Gigio, ben arrivato. Lascio. Lascio. E questo è un regalo? Una giacca da detective. Oh, che figa.
Ci sta! Ho anche la, il cappello detective. E poi c'è questo, lascio. Quindi se ce ne avete, e vai! Oh, 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 per me? Per me? Voilà! Grazie mille! Vado a prendere la tuba! Ah, è vero, ragazzi, se volete la tuba andate pure a comprarla! Venite, venite, a due file di qua! Nel frattempo posso offrirvi un caffè, volete vedere i miei streaming, non lo so! Ragazzi, Froberto, signore e signori, è lui, è l'amore della mia vita. Vi sta urlando addosso a quanto pare. Mi dispiace, mi dà errore anche a me, purtroppo non posso portarti le gali. Che palle. Ragazzi, domani chiamo Fasto e vi faccio mettere l'ipistatico. E che devo fare? E che devo fare? Sì, perché non è possibile che dobbiamo andare a... Quanto urla. Chiamo Fastweb. Ah! Che ho scritto Foberto o il 4. Chiamo Fastweb per IP. Allora niente ragazzi, altri due persone. Mi spiace un sacco per Gigi e Schiu. Ci ritroveremo nell'isola di qualcun altro. Modalità neutrale. In un'isola dove possiamo andare tutti. Così possiamo incontrarci e scambiarci le cose che ci servono. Non hai il modem. Ma io ho il modem 4G ora. È vero. Ma la Switch è collegata al 4G. Scusate, è collegata al coso. Quindi... È vero, proverò col 4G. Devo cambiare l'abbonamento per l'ipistatico. Allora, chiusa la live. Siccome c'è gente, non posso staccare l'internet alla Switch. Mi metto collegata al 4G. È verissimo, è verissimo. Come devo cambiare l'IP? Dicono che ci vogliono 5 minuti. Io sto con la fibra, anche io, ma non dalle 5 in poi, a quanto pare. Bisogna. Dai, Ludo, vieni tu. Scrivi pure su coso. Anzi, adesso al primo che vedo, gli copio subito il mio messaggio. Gigi, da errore, sì, da errore perché il mio router è uno schifoso. Ricordatemi dopo, mi metto la sveglia, va là. Switch al 4G e mi... Vedo con gli amichetti di AC. Che dite? Ci diamo un appuntamento questo weekend fuori dalle live per vederci tutti insieme. Così siamo un po' più tranquilli. Perché Animal Crossing è bello anche fuori dalle live. E se siete tanti anche in vocale, possiamo sentirci tutti insieme un pomeriggio in vocale e guardarci le isole di tutti. Come faccio a scrivere in privato su Discord? Scrivi su Animal Crossing, sulla cosa di testo di Animal Crossing. Nel frattempo, che paura, Cactus, se vuoi vieni pure sull'isola. Dai, che se già hai scritto, cioè se già ci siamo incontrati vuol dire che tu puoi e quindi dovrebbe essere un po' più rapida come cosa. C'è anche chiesa, ok. Manca Ludo. Ludo sta per scrivere. Oh. No. Ludo. Oh. Ludo. Adesso leggo anche le sub e le sub. Ludo, tu mi fai scrivere. Oh. Ludo. Oh. Ale! Eccolo. Si è messo il dodo, non può entrare senza codice. Come? Ah. Ah. Allora. Ciao! Allora, c'è stato... Riki Shimaru, grazie mille per i bits. C'era una scritta. Non so che riesco a passare come un tempo, volevo farti ricordazioni per quella cosa. Sì, dai, quella cosa, hai capito? No, mi pare ovvio, dai. Sul serio, un gran traguardo e te lo meriti tutto. Allora, secondo me essere arrivati a farsi dimenticare da Twitch per la front page è un bel traguardo, in effetti lo considero... Ah, no, aspetta! C'è un altro traguardo, in effetti, mentre vado a trovare i miei amichetti che sono già sull'isola. Aspetto tutti quelli che devono arrivare col codice. Oh, ma che belli! Siamo tutti con la tuba. Ragazzi, che dolci, andiamo a farci una foto!
corretino. Vai, andiamo a cattare. Roberto, aiutami. Che innovativo modo di salutare. Scommetto tutto con l'uovo sulla tuba. No, 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 mi incazzo di brutto. No, no, sottigno, no. Roberto non si picchia, mi raccomando. Ciao, Frabi. No, non è vero, non mi incazzo, però non picchiatelo. Ops, bisogna picchiare Gigio. No, no, dai. Aua. Ma te che ho il completo steampunk con la tuba. E lo so. Roberto, salvati. Bravissimo. Picchiare Gigio è sempre giusto. Da errore anche a me. Ma porca miseria. Quindi da errore anche a te. E niente, ragazzi, oggi non si può andare da nessuna parte. E allora il problema chiaramente sono io. Magari se mi aggiunti al volo posso darglielo io. Sto pensando a sto punto di, mentre sono in live, di aggiornare la console. Però dovrei fare uscire un attimo i miei ospiti. Dolci ospiti! No. No, non puoi uscire. Vieni a farti la foto, Gigio. Grazie mille per tutto. Grazie amici a te per i 100 bits. Vieni più vicino, vieni più vicino. Allora, la posa è sorpresa. Oppure, anzi, sogghigno. Natsu, aiuto. Così. Dai, vieni a farti la foto con noi, Nazzo. Adesso chiudo e collego la Switch al mio quad dall'altra parte. Kinga! Mi piace, lei è Kinga. La mostro come un pezzo di museo. Perfect timing. Sì, bellissimo. Oh no! No, 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 no. Ok, non ho scollegato nessuno, meno male. Facciamoci una fottina allora. Tutti in posa davanti a Kinga. Per dire che siamo aperti. Mettetevi pure. No, 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 Kinga. Kinga, dove vai? Ci servi per la foto, Kinga. E mettiti qui, brava. Stai lì. No, stai lì. Stai lì. Foto. Stai lì. Ha perfettamente senso questa foto, chiaro? Kinga, ti ammazzo, te lo giuro, Kinga, ma che... Allora, dai, davanti al siamo aperti. Kinga, che cacchio, qua dietro Kinga che ci guarda. Sta foto è bellissima. Kinga, che cacchio, Kinga, ma che io? Che belli, ragazzi! Grazie mille, cicatura eseguita! Allora, io adesso vi invito per venire qua tra poco, abbiamo ancora mezz'ora di live, volendo. Provo a collegare la Switch all'altro internet, così possono entrare anche tutti i nostri amici. Vi do un dolce saluto, un po' imbarazzato perché è sempre il mio problema e ci vediamo fra pochissimo. Viva. Avete comprato tutto? Nel caso non ci fosse tempo per fare tutto quanto? Mi levo. No, posso fare così? Che cosa vuoi fare?
Chiudo la sessione. Fatto così. Aia. Aia. Che male. Adesso vi invito a levarvi dalle isole. No, perché magari facendo un aggiornamento veloce, collegando lì, insomma, è tutto un po' più semplice. C'è di nuovo la musichetta? Grazie per la tuba. Grazie per... Ma tu hai lasciato tutta la roba sull'isola? La lascio lì per chi arriva. Ciao! Ciao, dolci! Allora, intanto mettiamoci qui. È un po' imbarazzante in realtà, perché mi devo un attimo alzare. Quindi posso farvi sentire questo, credo, nel frattempo. No, infatti no, devo anche aggiornare, quindi senza musica. Quindi facciamo così. Allora, aggiorna! Chiudi. Che intanto aggiorno. Passa tutto che non ho fatto mezza foto. Passo io. Metto tutto su Animal Crossing. Anche perché ho le foto senza le scritte, quindi ve le passo super volentieri appena è fatto tutto. Si è spenta la Switch, quindi penso voglia dire che si è aggiornata. Io non mi ricordo la password del nuovo wifi, però. Cazzo, questo è un problema. Aspettate. Faccio una foto al retro del wifi e prendo la Switch. Che sappiate, puoi usare lo scan? Posso fare lo scan con la Switch allora? È un aggiornamento veloce sto giro, perché c'è tutta la roba di domani in realtà da scaricare, non l'ho ancora fatto. Le luci qua sui muri le trovi se fai punto esclamativo robe. Allora, andiamo su internet. Vedi, se hai la Switch, questa è la mia Switch, no? Secondo me è meglio questa della Light, quella che leggete su, perché questa la puoi anche collegare allo schermo, puoi mettertela, puoi giocarci sul divano, puoi farci un sacco di robe. Mentre la Light non hai i Joy-Con che si staccano e quindi, boh, secondo me è un limite. Non prenderei una console se esiste una console che fa più robe, la stessa ma che fa più robe. Perché tanto comunque stai andando a spendere, quindi a sto punto spenderei un po' di più. Switch Lind, della Lind, sì. Si chiama in fotocamera inquadratura. Oh, perfetto. Allora, guarda. Tra le mie connessioni, volevo farvi vedere che ho uno dei miei vicini che ha Vodafone merda. Perfetto. C'ho router IBE, Cichifone, Super Wifi, Fritz IBE e Vodafone merda. Io non so chi sia, ma complimenti. Credo sia uno dei vicini. Il mio è il Huawei lì, quello lì, sì. Allora, inserisci password. No. Come si fa lo scan con la Switch? Scusatemi. Se si fa così. Perché ho la password con tutti i numeri e c'è un po' uno sbatti per me. Questo amore per gli operatori. Meglio che non dica la rete dei miei vicini. Io mi ricordo che Axel aveva messo Martin Luther King. E la password è I have a password, tipo. Geniale. Poi, a questo punto, metto la password così. Però se sbaglio... Dovrebbe essere giusta. Connessione a internet in corso. La mia è Obi-Wan Kenobi. Bellissimo. Io continuo ad avere da anni Guardia di Finanza come vicino. Bellissimo, Guardia di Finanza. Connesso. Vediamo quali sono i router. Cacchio. Ok, connessa. Vado, riapro tutto. Arrivo. Arrivo.
Joy-Con. Guarda che carini, cioè come fate a stare con la Light? Non che mi abbiano pagato per sponsorizzare una delle due. Scusatemi, si è subito ripreso il gioco. Piripipi. Furgone dell'FBI ci sarebbe anche come nome. Google Foto lì. Si è alzato così tanto. Ok, Chikibe. Sono io, nel nome dei miei Joy-Con. Animal Crossing. Non si vede, non vi faccio mai vedere la schermata iniziale, però è così. Fa il tracking di un singolo personaggio e niente, e lo segue. Ok, vediamo se ora la connessione funziona, speriamo. Le stesse identiche persone che c'erano prima ritorno, ma vorrei dare io l'ordine. Quindi prima entra Gigi e poi entra che altro doveva entrare? Ludo, in modo da vedere se funziona per loro. Prima Gigi, se Gigi riesce ad entrare vuol dire che qualcosa è cambiato. Si chiama Lisetta. Si chiama Lisetta. Sono qua sotto la pioggia che vi aspetto. Anzi, guardate, sono qua sotto Aquilio. Levati, scusami, ma oppala, devo pensare. A me l'altra sera hanno fatto il tracking di una tarantola e niente, ho spento la Switch e l'ho buttata sul letto. Il tracking, ma non bene come Gabri. Schio e Gigi. Ma scusami, ragazzi, non sono andata ad aprire i gate. Vi immaginate quanto avrei aspettato? No, il codice non è ovviamente lo stesso, adesso vado a rifarne un altro. Che stupida. Ottimo. Ciao Yaku. Te lo consiglio se sei un amante dei giochi tranquilli e gestionali, perché è questo Animal Crossing. Non ha uno scopo, non un obiettivo, ma il tuo orticello, e tu devi annaffiarlo più o meno tutti i giorni, vedendo i progressi, partecipando agli eventi, ricevere visite e stare un po' con gli amici. Ogni streamer più o meno ha una bella e consolidata community di Animal Crossing, perché è un gioco molto conosciuto, cioè non ogni streamer, però io per esempio Gatto, anche sui Termosifoni, anche Lazza, Anencio, ognuno di noi ha una community che gioca tanto, quindi puoi anche stare tanto con gli amichetti, cioè il momento di giocare ad Animal Crossing è adesso, perché c'è tanta gente che ci gioca, secondo me è divertente tutti insieme, cioè ti faccio vedere cosa abbiamo fatto poco fa, tutte queste foto poi le metto. Questa è Kinga, che cacchio è Kinga, lo so. Guarda, guarda che sguardo d'intesa, guarda che scambio d'intesa. Ma mi hai scritto su Discord? Sì, volevo darti il codice ma è cambiato. Non è la Switch, vorrei tanto. Prenditela. Kinga, che cacchio. Guarda che belli. Faccio sempre un sacco di ti faccio aria. Bellissimo. E solo oggi ho fatto tutte queste foto. Ah, questa è Kinga che mi scrive, boh, a caso, non lo so perché mi scrive. La compenetrazione, sì. Ma comunque dicevamo, sì, il codice, che abbiamo 15 minuti. Riusciremo a fare tante di quelle cose? A sto punto ci sentiamo, cioè chiudo la live e ci sentiamo su Discord. Allora, attiva la comunicazione online, sì, e torniamo qui. Da telefono o resto col wifi? Non lo so. Prova col telefono. Allora, Pindodo. Ma cosa keep it, i secrets? Eh sì, volevo dare la possibilità ad alcuni di entrare. Dimmi l'inert, dimmi tutto. Ah ragazzi, non guardi i messaggi di Instagram da circa 3 giorni. Perché ho proprio voluto staccare da lunedì. Se non vi rispondo lì è perché non ho la forza necessaria per farlo. Allora, è tutto pronto, apriamo il gate.
Secondo alcuni questo mondo che circonda non esiste. Sì, ragazzi, ogni tanto... aspettate. I personaggi svariano e rompono la quarta parete e dicono: oh, secondo me siamo tipo in un videogioco. E tu sei lì che fai... Zitti! Cosa vuol dire che mi sono cacato, scusa? Allora, Gigi, sto per passare a te il primo codice. Ok. Dopodiché, schio. Voi sarete i miei tester per vedere se funziona. Vedi, è sempre ottimo avere un altro router. Così è più facile, puoi cambiare linea internet, così. Ipotizziamo che... Dai, spostiamoci qua. Ipotizziamo che sia l'inizio del lavoro che ti arriva... No, aspetta, devo leggere meglio. Qua ho fatto... Perfetto, con... Diciamo che se all'inizio del lavoro che ti arriva un lavoro da parte di un pezzo grosso che ti può fare un po' di peggio, ma ti vuoi pagare poco, vuoi accettare? Perfetto, adesso mi faccio installo. Hai fatto bene, tanto adesso stiamo parlando. Allora, dipende, nel senso. Io ho valutato con attenzione quando accettare, quando no, e anche io ho fatto dei progetti a un prezzo basso, perché il ritorno... Ma ho avuto la certezza che ci sarebbe stato un ritorno di pubblicità, nel senso che quella persona avrebbe detto: le commissioni sono aperte, se avete bisogno chiedete a lei. Se questa persona non era disposta a farlo, io non ero disposta ad abbassargli di prezzo. Quindi il senso è: se i soldi non ti arrivano da lui, i soldi che ti meriti devono arrivarti dalle persone che sicuramente ti porterà. E non esiste un sicuramente te li porterà se lui non dice: me li ha fatti questa persona, ha le commissioni aperte, andate da lui a chiedere. Se non ci sono queste cose che vengono dette, allora sta usando la carta visibilità. Perché o vuole veramente farti pubblicità, e quindi giochi al ribasso, e si fa. Si chiama contrattazione, cioè non è che qualcuno vuole fregare l'altro. Entrambi valutano i pro e contro. Ma se questa persona vuole essere furbina, taccagna anche di visual e semplicemente avere la cosa a poco prezzo, valuta se sta usando la carta visibilità oppure no. Le persone famose possono... sta arrivando qualcuno, funziona, yes. Le persone famose possono essere tranquille, pacate, normali e... perfettamente d'accordo in questo scenario, ma posso anche essere degli infami bastardi e, approfittandosi della loro visibilità, ottenere tutto a poco prezzo senza niente in cambio. Valuta. Devi avere la certezza quasi matematica che ti arriveranno altre commissioni dopo questa. Vuole proprio farmi un banner delle info nel suo canale? Allora sì, allora sì. Se un banner fisso, poi sì sì sì. Ti do come gavetta, io terrei tra 1 e 3 anni, più o meno. Dopo i 3 anni la tua gavetta l'hai tecnicamente fatta e... No, non lo so. Io faccio ancora prezzi a ribasso per gli amici o chi mi conviene, perché non influisce più sulla mia autostima. Giostrutto? Giostrutto, eccolo. Dai la speranza di andare a trovare... Sì, posso dire una zia che posso andare a trovare. Ma lei è bellissimo. Ma voglio tutto quello che indossa. Ma quei baffi? Ma quei baffi? E io? E io? Scusa, dov'è? Vado anch'io a trovare i miei amici. Niente. Bellissimo, che steampunk. Zio, ma che stile. Sì, clicca pure canale Discord. Che figata, sei veramente un capolavoro. Lo faccio... Chiudo la finestra. Sta arrivando anche Schio. Funziona tutto, ragazzi. Funziona tutto, sono contentissima. Ho una domanda. Visto che l'anno prossimo finisce l'abbonamento alla Cichibe, ma ho ancora Amazon Prime fino a luglio gratis, come funziona l'abbonamento? L'abbonamento col Prime devi rinnovarlo tu. L'abbonamento normale funziona che tu mi dai dai a Twitch un metodo per il quale Twitch si prende i soldi, quindi il rinnovo è automatico da parte loro, e paghi 6 euro, 5 euro. Se me lo dicevi un attimo prima ti portavo il costume steampunk viola. Ma per i vestiti in realtà spero sempre che facciano il giro e arrivino anche nel mio ago e filo. Da Ischia! Schio che arriva da Ischia!
Ok, è stato terribile, ha scattato un botto. Genio! Bravo, molto bravo, 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 bel nome. Steampunk! Ma raga, ma che fighi che siete! Tutti steampunk, anch'io va. Ho un'idea! Spogliatevi! Sa che dico il nome. Se vi spogliate delle vostre vesti e le metto un attimo in catalogo, posso salvarmele e mi compaiono poi nell'armadio. Giuro. Ma che succede, ragazzi? Che mi sta droppando tutta sta roba? Ma così li hai appena conosciuti? Raga, cosa succede? Cosa state facendo? Grazie, che dolci. Clessidra? Grazie, 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 grazie. E la madonna, ragazzi, grazie. Aspetta. Grazie mille. Le prime cose che ti dice Roberta quando vai a casa sua: vuoi pisciare? Ho un'idea, spogliati. Siete super, super, super gentili. Grazie mille. Il mio è un completo. Wow! Grazie! Allora lo... Ah, perché della... con la bacchetta magica. Fighissimo! Ho un messaggio? Che succede? Ho un messaggio. Cavernicolo, ma che belli! Darante, Robby ti amo, non funziona, sei sub. Ma che fighi! Ragazzi, ho un'idea, venite a casa mia. Con la pioggia fa tutto schifo. Angabunga tangarunga, ma che sto... cosa sto leggendo? Così vi vedo meglio, Quirio, che signore che sei. Prego, prego, entrate nella mia umile dimora. Anzi, prego, prego, entrate nella mia umile dimora. Beh, tu gli hai chiesto di spogliarsi, penso stiano mostrando un po' di riconoscenza. Che carino. Vieni, vieni. Ti ha scoperti, stacca, stacca. Ah, sta citando Scraps. Anga bunga tova. Alfred, mi porti del tè, per piacere, grazie mille. Bellissima. Sì, l'Erican, verde, così entra. Ora che siamo dentro è il momento di cambiarci. Madonna. Giusto. Mettetevi pure comodi. E vabbè, ragazzi, mettiamoci d'accordo però. Giustamente quello è il tuo pigiama, immagino. Giotaro, che dolci. Allora venite, andiamo a farci le foto di sopra. Come hai fatto? Yare yareda, vuda vuda. Credo che sia di completi che ti puoi scaricare col QR code. Allora, voilà. Eccoci. Questo è il posto dove mi piace fare le foto di solito. Allora, sentitevi pure liberi di vestirvi come volete. Siccome mancano 8 minuti, bravo, è giusto così, volevamo vestirci. Ma siccome mancano 8 minuti, è l'ultima opportunità che abbiamo per farci delle foto. Dopodiché, a fine live, andiamo un attimo tutti su Discord e ci scambiamo le nostre situazioni. Allora, metto via. No, metto via la. No. Che cazzo. Allora, metto via questo. Se vuoi posso comprare il... Sembra una riunione di professori. Un set da manicure. No, no, grazie. Ma ah. Il... Ah, che figo. Anche io voglio esporre qualcosa di scientifico. No, non ho niente. Un calamaro. Ragazzi, siamo i ricercatori. Ok, dai. Tocca a te.
Mostra qualcosa di scienza. Aspetta, prima devo fare la foto. Perfetto! Allora, pronti così. Faccio subito una foto della scienza. Che figo! Siamo gli scienziati professori! E non posso farlo io, mi sa. Niente, devo fare... No, Eureka, anzi. Ok. Signori, 3, 2... Ah no, devo mettere il filtro. Facciamo quello cinema. Sì, quello cinema mi piace molto, l'ho appena balzato. Signori, dite 3, 2, 1... Scienza! Bellissimi, bellissimi. Guarda che roba. Questo dovrebbe stare in un museo. Museo! Ho un lampione in camera, sì. Che belli che siamo. Sta tirando fuori qualcos'altro. Aspetta un attimo. Yes! Museo! Sentitevi liberi di mettervi in posa come volete per le ultime foto. Fu così che diventerò Darwin. Museo! Un'ape! Yay! Ci dovrò lavorare al museo. Adesso ci spostiamo tutti su... Museo! Oh, che dolce. Io sono sorpresissima intanto. Penso che Cicchi inizia a farmi... Che Cicchi inizia a farmi male gli occhi. Ah no, niente. Tutto finito. Andiamo. Ah, professori, bravi. Ottimo lavoro, professori. E... Allora, niente. Direi che siccome mancano 5 minuti con il gioco... Che con penetrazione. Prego, prego. Guardatemi pure a casa se volete. Io chiudo la live. Allora, fra pochissimo metto su Discord... Con alcune persone, così ci scambiamo idee e pareri da professori scienziati. E mentre faccio il raid ai Thermos. Uvu. No, è season in live di 3 ore. Stavolta non sto finendo prima, anzi. Quindi, nel frattempo che Gigi Gentile cacca di tutto, qua abbasso un pochino e chiudo la live e faccio i saluti finali. Noi ci vediamo domani, ragazzi. Riapro il gate. Allora, direi di sì. Facciamo... Ci mettiamo un attimo d'accordo su Discord, così è un po' più facile. Non sono in live, non devo scrivere ed è un po' più facile accordarci. Andiamo tutti ai termosifoni. Gli scriviamo... siamo tutti dei professori. E metto la musica di Animal Crossing, che è fighissima. Facciamo ride i termosifoni. A domani, Cicchibe. Ci vediamo domani, ragazzi. O si gioca un po' di Animal Crossing con gli aggiornamenti, se sono al nostro orario, oppure si disegna. In ogni caso, proclamo questa la settimana del chill. Se siamo così rapidi a trovarci nelle isole, direi in realtà che posso continuare a invitare gente. Sarà comunque sempre super divertente. Dovete scrivergli ciao professoroni. Vai, fatta. Gli scriviamo ciao professoroni. E metto questa per chiudere. Che bellissima, nuova scoperta, nuova fissa tutta settimana. Grazie davvero un sacco della compagnia, sub regalate, sub di vostra spontanea volontà. E per essere sempre così carini in chat, grazie. Ci vediamo domani. Che bella.